Great Big Story. Buonasera, se la caccia a Matteo Messina Denaro si è conclusa lunedì, è apertissima quella alle sue carte e ai segreti che ha custodito per 30 anni. Due covi sono già stati scoperti, uno addirittura con un bunker e ancora non si sa quello che c'è dentro, ma siamo soltanto all'inizio. Per quello c'è qualcuno che sta tremando e non solo dentro Cosa Nostra, altro che complottismo. Tutto da capire e tutto da raccontare con i procuratori Nino Di Matteo, Gianfranco Donadio, Luca Tescaroli, con i giornalisti Alessandra Ziniti e Saverio Lodato. Ma prima la vignetta di Mauro Biani. Per un cambio stagione bisogna togliere gli scheletri dall'armadio. Pochi minuti e Atlantide comincia. Restate con noi. Posso? Bravissimi, bravi, bravi. Buonasera. 30 anni fa Totò Riina, 27 anni fa Giovanni Brusca, 17 anni fa Bernardo Provenzano e il 16 gennaio di quest'anno, appena 3 giorni fa, Matteo Messina Denaro, l'ultimo feroce stragista di Cosa Nostra che era ancora in libertà. 4 boss e 4 arresti eccellenti, ma molto diversi nella forma e nelle modalità. Pensate a Riina, lo prendono il 15 gennaio del 1993, ma per 18 giorni nessuno gli perquisisce l'abitazione. Così il suo archivio sparisce e, lo affermano molti collaboratori di giustizia, finisce in tutto o in parte nelle mani di Matteo Messina Denaro. Ma perché? Lo spiegano le motivazioni della sentenza d'appello del processo Stato-mafia, quelle dello scorso agosto, dove si dice che quel cosiddetto disguido tra Procura di Palermo e Carabinieri del ROS, guidati dai generali Subranni e Mori, quel disguido fu un, virgolette, segnale di disponibilità nei confronti di Cosa Nostra. C'è da farsi venire i brividi. Guardate adesso le foto.
Guardate Brusca, Provenzano e lo stesso Riina. Se le guardate bene, sembrano praticamente dei contadini appena usciti dall'orto, al confronto con Matteo Messina Denaro, che abbiamo visto, l'uomo dei segreti, il latitante gaudente, persino ironico sul portone del carcere, del supercarcere dell'Aquila, quando dice: che cosa è successo? Io non lo so, fino a ieri ero un incensurato, poi boh, chi lo sa che cosa è capitato? Neanche noi lo sappiamo esattamente che cosa è capitato in questi 30 anni durante i quali è andato a spasso tra chissà quanti covi, quante città e con quante coperture, tra selfie sorridenti con i medici, alcuni dei quali sospettati, indagati, che lo curavano, messaggi con le pazienti che insieme a lui facevano la chemioterapia, orologi di lusso, sciarpe da 700 euro, griffate, una collezione infinita di scarpe sportive, preservativi e profumi. Adesso, dopo le ore che hanno celebrato giustamente il suo arresto, il successo dei carabinieri, stanno affiorando le polemiche, i sospetti, ma soprattutto dei pesanti interrogativi. L'uomo delle stragi, l'uomo che organizzava e faceva le stragi, è ormai il depositario ultimo e unico dei segreti più inconfessabili che, secondo molte inchieste ancora in corso, legano la mafia ad apparati deviati dello Stato e alla politica. Bene, stasera abbiamo molte domande da porre e molte risposte che speriamo di avere, ma cominciamo per ordine. Cominciamo da lunedì 16 gennaio, quando Matteo Messina Denaro va in clinica, la clinica Maddalena a Palermo, spacciandosi per il geometra Andrea Bonafede per fare un ciclo di chemioterapia, con tanto di documento contraffatto, e lo stanno aspettando, ma lui non lo sa, 100 carabinieri del ROS, del GIS e quindi forze speciali che poi lo arresteranno. Guardate. Come ti chiami? L'ho detto. Dillo. Come ti chiami? L'ho detto. Matteo Messina Denaro. Il latitante non ha opposto alcuna resistenza, si è subito dichiarato. Posso anche aggiungere che effettivamente, diciamo, guardandolo, insomma, c'era ben poco da verificare, perché effettivamente, insomma, il volto è quello che ci aspettavamo. Bravissimi, bravi, bravi. Grazie. Dai, dalle rulle, tu con il bianco. Dai, picciotta, lei tutto con il bianco. Erano 2 anni che Matteo Messina Denaro frequentava la clinica Maddalena di Palermo. Era lì che lo visitavano e lo curavano regolarmente. Un bravo uomo, secondo il racconto dei pazienti, che addirittura ogni tanto portava pure dell'olio in regalo ai medici. Sentite, ascoltate cosa dicono. Faceva detto con me ogni lunedì. Era la volta che abitava anche nella stessa stanza. Ma una persona così gentile, molto gentile. Alessandra Ziniti, collega di Repubblica. Ciao Alessandra, buonasera, grazie di essere
collegata con Buonasera. Sono anni e anni che seguiamo queste storie. Intanto subito diciamo la notizia più fresca, e cioè la scoperta del secondo covo di Matteo Messina Denaro, dove secondo le notizie che sono uscite c'era addirittura un bunker nascosto da una parete, da un doppio fondo, diciamo così. Sì, la vignetta di Biani è perfetta, proprio era nascosto nel doppio fondo di un armadio. Ma l'ha fatta prima però, ha indicato Alessandra, ai carabinieri il proprietario. L'ha fatta prima la vignetta, sì. L'ha fatta prima, però ci ha azzeccato. Sì, sì. Ci ha azzeccato. Comunque stava lì, e questo secondo covo ovviamente non sappiamo cosa ci sta dentro. Sappiamo, e questo è confortante, vista la storia che tu ricordavi all'inizio, che diciamo in queste ore in questo appartamento c'è il procuratore aggiunto di Palermo, Paolo Guido, e una caterva di investigatori dei carabinieri e del GICO, della Guardia di Finanza, che a quanto pare ha indicato questo appartamento. Per cui ecco, la storia sicuramente, per fortuna, non si ripete. Non sappiamo se questo è il vero covo, però sicuramente, per essere diciamo una stanza blindata, qualcosa di dentro, dentro ci deve essere più che profumi, preservativi, scontrini e quant'altro trovato invece in quella che era la casa dove sembra che abbia abitato negli ultimi 6 mesi. Gli investigatori sono lì, ecco, insomma, da questo punto di vista sicuramente qualcosa verrà fuori. Adesso vedremo che cosa. Allora, hai toccato un punto cruciale. Il fatto che sulla prima abitazione si sia detto molto, i carabinieri si siano, diciamo, abbastanza dilungati a spiegare quello che c'era, ovvero il guardaroba sostanzialmente di Matteo Messina Denaro, più forse un'agendina e qualche bigliettino, e stavolta il fatto che noi sappiamo molto poco potrebbe far presumere che ci sia qualcosa di molto più interessante, cioè carte che possono raccontare non soltanto un pezzo di questa lunghissima latitanza, ma anche eventuali complicità. Quello che ti chiedo è proprio di tornare su questo punto cruciale, cioè oggi è stato fatto quello che non è stato fatto 30 anni fa, cioè pensiamo cosa sarebbe potuto cambiare se fossero entrati subito nella casa di Totò Riina. Beh, sicuramente quello che è stato fatto 30 anni fa, le verità giudiziarie, chiamiamole verità, diciamo quello che c'è scritto nelle sentenze, a mio avviso e credo ad avviso di tutti, è quello che offende l'intelligenza comune dell'italiano. Pensare che la mancata perquisizione del covo di Riina 30 anni fa sia stato un disguido, sì, diciamo, tra magistratura e forze dell'ordine è una cosa davvero, davvero inaccettabile. Sicuramente questa volta non è andato così, sicuramente bisogna dare atto al procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, a tutti gli investigatori, di avere chiaramente nei limiti di quello che le indagini che stanno praticamente partendo consentono, di aver detto con la massima trasparenza come si è arrivati a questo arresto, che io lo voglio dire subito senza scomodare nessuna trattativa, nessun complottismo di niente. È chiaro che ci sono delle cose che sorprendono tutti, sorprendono diciamo noi giornalisti che da 30 anni ci occupiamo di queste cose, ma hanno sorpreso anche molti magistrati che magari adesso sono in pensione, ma che in tutti questi anni hanno dato la caccia a Matteo Messina Denaro, perché veramente nessuno si aspettava di trovarlo così vicino a casa, anche se si è sempre detto i latitanti non si allontanano mai dal loro terreno, ma soprattutto quello che sorprende sono diciamo i comportamenti di quest'uomo, quantomeno negli ultimi tempi. Guarda, io ho parlato oggi pomeriggio con un investigatore che mi ha detto una frase che secondo me è stata illuminante, cioè mi ha detto: Messina Denaro, secondo me, negli ultimi 6 mesi ha accettato l'idea di poter essere preso, probabilmente per la sua malattia. Lui era perfettamente consapevole della gravità delle sue condizioni di salute, come se quest'uomo, che per 30 anni sicuramente protetto da una enorme rete di complicità ha vissuto chissà come, speriamo che i magistrati riescano a ricostruirlo, è come se negli ultimi tempi, sapendo che non ha un'aspettativa di vita
molto ampia davanti, abbia smesso di prendere quelle precauzioni. È come se si sia concesso il lusso di vivere una vita normale, perché comunque viveva in un appartamento nel pieno centro di questa cittadina minuscola, dove noi oggi, io stessa per prima ne ho scritto in questi giorni, ci stupiamo di come gli abitanti di Castelvetrano, aspetta, di Alessandra, Campobello, aspetta, di Mazzara, aspetta non si un attimo, siano mai insospettiti Alessandra, di quest'uomo. Alessandra, ti fermo perché ti faccio, sentiamo insieme un po' di battute proprio di questi abitanti del paese nel quale viveva in questi ultimi tempi Matteo Messina Denaro. Sentiamole insieme perché poi ne parliamo. Guardi, io le devo dire che guardandolo molto attentamente ho visto dei tratti che potevano ricondurre la vera efficie di Matteo Messina Denaro alla renderizzazione che hanno fatto gli inquirenti e che hanno sempre diffuso. Ma se lo guardavo molto attentamente, perché se non si guardava attentamente poteva sembrare una persona qualsiasi. Sì, io sono un po' così scioccata, non me l'aspettavo in realtà, perché non ho mai notato nulla di strano. Quindi, ma è una strada tranquilla, una zona tranquilla, anche perché c'è sempre stato un via vai in palestra, quindi nessun sospetto, niente di strano. Sapevamo di questa persona, però nessuno l'aveva mai visto, nessuno conosceva, nessuno sapeva dove abitava. Quindi è stata una sorpresa per noi di Campobello. Se persone raccontano di averlo visto diverse volte nei bar qui della zona e nelle pizzerie della zona, era una persona che conduceva una vita molto, molto, molto normale. Alessandra, c'è un abitante del paese che ha detto ci campavano tutti da 30 anni. È vero che adesso sono state individuate delle pedine, diciamo così, piuttosto basse di livello, il medico massone, candidato poi per la regione, l'altro diciamo, il prestanome che era poi, si è capito, un suo amico che ha comprato la casa coi soldi che gli ha dato Matteo Messina Denaro, quindi soldi di mafia, qualcun altro che insomma lo... e poi l'autista, no? Anche l'autista. Cioè, però comincia, come dire, a venire fuori una rete di protezione e anche francamente l'incredulità rispetto al fatto che tutti dicano boh, nessuno si è mai accorto che quello era Matteo Messina Denaro. Ma sì, oggettivamente nel video abbiamo visto, nel filmato, quello era il comandante della Polizia Municipale di Campobello di Mazzara. Campobello di Mazzara, per chi non lo conosce, è un paesotto davvero piccolo, insomma gli abitanti si conoscono tutti. Se negli ultimi 6 mesi viene fuori una persona nuova che non è della zona, che non si conoscono, figuriamoci. Cioè si nota, non è che passa inosservata. Peraltro dico, lo stesso comandante della Polizia Municipale, diciamo una persona che va in giro al bar, al supermercato a fare la spesa, come tra l'altro sembra che le telecamere del paese, delle strade del paese lo abbiano ripreso, vedremo sicuramente nei prossimi giorni venire fuori questi filmati. Gli stessi carabinieri, mi chiedo, di Campobello di Mazzara, insomma il pensionato, chiamiamolo così, che conduceva una vita qualunque, alla fine se nessuno sa chi è, qualche sospetto dovrebbe pure indurlo. Adesso è vero che guardando le immagini e la foto ci viene tutti quanti a dire è lui, perché oggettivamente la somiglianza con l'identikit o anche con le vecchie foto c'è, ed è anche vero che se lo incontravi per strada qualche giorno fa magari, ecco, non è che ti viene in mente Matteo Messina Denaro. Ma in una comunità così piccola, certo, è davvero difficile che per tutti questi mesi, sempre nella stessa casa, sempre con le stesse abitudini, come dire, certamente ha corso dei rischi che probabilmente in questi 30 anni non ha mai corso, al di là del fatto che è chiaro, doveva sentirsi più che sicuro e protetto nel suo territorio, tra l'altro a 7 chilometri dalla casa della sua famiglia. Grazie Alessandra Ziniti, grazie davvero. Noi andiamo in pubblicità, attenzione perché fra pochi minuti arriva il procuratore Nino Di Matteo.
E allora attenzione, perché il boss delle stragi, che si faceva passare per uomo normale, che qualcuno in questi giorni ha cercato di ridimensionare come peso, come importanza e come soprattutto pericolosità, non aveva mai smesso quell'attitudine alle stragi che lo aveva visto protagonista nel 92, nel 93, fino all'inizio del 94. Ma anzi, nel 2012 aveva organizzato l'esplosivo per far saltare in aria il suo nemico numero uno, che era il magistrato più impegnato nelle indagini su Cosa Nostra e che oggi è il magistrato più protetto d'Italia, il procuratore Nino Di Matteo. Buonasera. Buonasera. Procuratore, allora, io comincerei proprio da questo, cioè Totò Riina in carcere si lamentava del fatto che Matteo Messina Denaro avesse smesso, di perseguire questa strategia delle bombe che invece nel 2012 aveva abbondantemente ripreso in mano per far fuori lei. Guardi, io di quel periodo delle intercettazioni ambientali che hanno riguardato le conversazioni di Riina nel cortile esterno al carcere di Opera, sì, con il suo compagno di socialità, sì. Ricordo tutto nitidamente. Immagino. Ricordo intanto che l'idea di poter cercare di intercettare Riina non in un luogo chiuso dove davamo per scontato che lui desse per scontata l'intercettazione, ma in un luogo aperto, ci venne dopo che ricevemmo una nota della polizia penitenziaria. Ci scrissero quegli agenti che mentre andava dalla cella alla saletta dove avrebbe partecipato in videoconferenza all'udienza del processo trattativa Stato-mafia, Riina disse loro: non sono stato io a cercare lo Stato, è stato lo Stato a cercarmi. Capimmo da quella frase che forse Riina poteva anche parlare con il suo compagno di socialità della questione e riuscimmo in maniera molto avventurosa, complicata, a piazzare le microspie in quel cortile esterno. Da allora e per 4 mesi, grazie ad una professionalità incredibile e ad una dedizione eccezionale, soprattutto di 2 funzionari della DIA di Palermo, che voglio ricordare per cognome, il commissario Bonferraro e il maresciallo Merenda, abbiamo vissuto in diretta la mafia, il pensiero di Riina. E guardi che quelle intercettazioni sono state da più giudici poi ritenute genuine, nel senso che in quel luogo Riina non sospettava di essere intercettato e quei giudici lo hanno scritto sulla base di una serie di elementi di fatto molto precisi. In alcune di quelle intercettazioni, devo dire più volte, Riina faceva riferimento alla sua volontà di uccidermi, alla sua volontà di trasmettere fuori all'esterno l'ordine di uccidermi. Diceva che dovevo fare la fine di Falcone, dovevo fare la fine del tonno, che si doveva fare presto e si doveva tornare ad un attentato come quelli del 1992. E in quel momento Riina si lamentava del fatto che Matteo Messina Denaro non aveva, dopo l'arresto di Riina, continuato e dopo le stragi del 93 la campagna stragista. Certo. Si lamentava del fatto che in qualche modo Matteo Messina Denaro si era tra virgolette dedicato maggiormente agli affari suoi, ma anche agli affari economici dell'organizzazione Cosa Nostra. Però dopo poco tempo la procura di Palermo e la procura di Caltanissetta hanno scoperto, a partire dalle dichiarazioni di un collaboratore a sua volta ritenuto attendibile, Vito Galatolo, che in realtà la Cosa Nostra palermitana aveva ricevuto da Matteo Messina Denaro l'ordine di preparare un attentato nei miei confronti. C'è stata questa singolare, tra virgolette, coincidenza temporale. E devo dire che questo, al di là della questione personale, della quale ovviamente non mi piace parlare,
Però va ricordato, a mio avviso, perché con troppa facilità e troppa superficialità, a mio avviso, si dice che Cosa Nostra dal 1994 ha abbandonato per sempre la strategia stragista. È andata in immersione. Esatto. Se questi fatti che sono venuti fuori dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di un pentito ritenuto attendibile, che ha parlato addirittura dell'acquisto di esplosivo per organizzare quell'attentato, sono reali, come i giudici dicono essere effettive quelle situazioni descritte, e allora non è vero che dal 1994 Cosa Nostra esclude di poter fare attentati laddove lo ritenesse necessario. Lei se lo sarà domandato, ovviamente la risposta più banale, lei in quel momento stava conducendo l'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia, ma di cosa aveva paura Riina? Perché la considerava un magistrato da fare fuori, da eliminare? Guardi, ovviamente io non voglio fare considerazioni, non voglio rappresentare mie opinioni, posso raccontare soltanto un fatto che ho vissuto direttamente. È stato il primo impatto con quel collaboratore di giustizia, Vito Galatolo, che allora non era collaboratore di giustizia. Scrisse una lettera alla Procura di Palermo chiedendo di conferire con il magistrato Di Matteo. Io andai con un ufficiale di polizia giudiziaria. Lui, non volendo verbalizzare nulla, mi disse subito, era molto agitato, quasi tremante, che dovevo stare molto attento perché, disse lui, erano molto avanti nella preparazione di un attentato nei miei confronti. Io chiaramente non potevo raccogliere quelle dichiarazioni, ma lui mi disse subito che non le voleva verbalizzare, anche se poi il maresciallo che era con me annotò e presentò una relazione di servizio. Chiesi soltanto una cosa, ma perché? E la risposta? Ma la risposta fu laconica, ma non la dimenticherò mai, l'ho riferita anche testimoniando in corte d'assise a Caltanissetta in un processo. C'era una fotografia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Quella classica, diciamo. Quella classica che si vede in molti uffici pubblici, in molte stanze dei magistrati e anche in molti locali delle carceri. E lui indicò Falcone, mi disse, non come quello, ma come l'altro. Cioè come Borsellino. Lui disse così, vide la mia perplessità e disse soltanto, ce lo hanno chiesto. Poi ovviamente... Che è la frase che Riina disse ai suoi quando fece la riunione prima di uccidere Borsellino. Cioè lo dobbiamo fare, ce l'hanno chiesto. È una frase che riecheggia quella che Riina pronunciò davanti agli altri componenti della commissione provinciale di Cosa Nostra, la cosiddetta cupola, per usare un termine giornalistico, a casa di Mariano Guddo, dietro un'altra clinica, Villa Serena a Palermo, quando dopo Capaci c'è sempre disse... una clinica qua ogni volta che si... Dopo Capaci disse dobbiamo uccidere Borsellino. Alle perplessità che gli rappresentarono gli altri capi mafia, lui disse lo dobbiamo fare ora, la responsabilità è mia... Lo dobbiamo fare ora, ce l'hanno chiesto. Senta, procuratore Di Matteo, che cosa ci dicono questi 30 anni di latitanza di Matteo Messina Denaro? Guardi, una premessa. Lunedì 16 gennaio è stato un giorno importante, una tappa importante nella lotta alla mafia, perché finalmente è stato assicurato alla giustizia un soggetto che era condannato, che è condannato definitivamente per numerosissimi omicidi, per tutte le stragi del 92 e del 93. Mi faccia ricordare il piccolo Giuseppe Di Matteo sciolto nell'acido, insomma, voglio dire, quello come simbolo, diciamo, di tutti i delitti che ha compiuto Matteo Messina Denaro, e poi c'è il capitolo delle stragi. Per tornare a rispondere alla sua domanda, è oggettivamente scandaloso che oggi, all'epoca delle tecnologie più avanzate, della preparazione che è riconosciuta da tutti, delle nostre forze di polizia, un soggetto sia latitante per 30 anni e resti latitante per 30 anni.
In questi 30 anni, a partire soprattutto dal 2006, dopo che è stato catturato Bernardo Provenzano a Montagna dei Cavalli, nell'aprile del 2006, si è detto di tutto sulla latitanza di Matteo Messina Denaro. Molti hanno detto che era morto, altri hanno pensato che si fosse rifatto i connotati o che abitasse stabilmente all'estero. Le cronache di questi giorni dimostrano il contrario. È stato rintracciato Matteo Messina Denaro a casa sua. A casa sua, il suo volto è assolutamente simile, per non dire identico a quello che era stato ricostruito abilmente con eccezionale professionalità nel fotofit della polizia. È stato arrestato un soggetto che poi abbiamo saputo nell'ultimo anno o due anni avere abitato a Campobello di Mazara, un soggetto che ha girato con un documento di un'altra persona, sempre di Campobello di Mazara, che stava lì. È stato arrestato in una clinica frequentata quotidianamente da centinaia di persone. Si è detto e si è accertato che utilizzava dei normali telefonini, che aveva scambiato il suo numero con altri pazienti, che si scambiava messaggi. Abbiamo visto anche delle fotografie che si è scattato con un selfie assieme ad altri pazienti. Con un medico, sì. Allora, io credo che veramente, come ho ascoltato nell'introduzione di questa puntata, di questa inchiesta giornalistica importante, le indagini cominciano ora. Certo. Perché di fronte a certi comportamenti così apparentemente incauti, credo che l'alternativa sia abbastanza chiara. O Matteo Messina Denaro si sentiva talmente protetto a livelli alti da adottare questi comportamenti così incauti, certo che non lo avrebbero mai arrestato, oppure si è fatto arrestare. Guardi, oppure ha accettato l'idea nell'ultimo periodo di essere arrestato non facendo nulla per nascondersi. Sì. Senta, su questa rete, in una puntata di Non è l'Arena, Salvatore Baiardo, che è un personaggio molto discusso e discutibile, considerato molto vicino ai fratelli Graviano, a un certo punto, due mesi fa, disse: sta male, Matteo Messina Denaro sta male, può darsi che insomma in qualche modo si faccia arrestare, perché questo aprirebbe la strada forse alla scarcerazione dei due fratelli Graviano. Peraltro va aggiunto che questa voce, che lui stesse male, circolava un po' dappertutto, i giornalisti l'avevano sentita, era finita sui giornali, cioè non era, però lui aggiunge questo particolare del possibile, diciamo, scambio, no? Tra il suo arresto e la libertà in qualche modo per i due fratelli Graviano, che, considerati insieme a lui i bambini di Riina, i picciotti di Riina, che insieme a lui avevano organizzato le stragi e che sono quelli che non hanno ancora mai aperto bocca su quella stagione. Quando ho ascoltato quella intervista, mi pare a novembre, sì, dell'anno scorso, rimasi colpito dalla nettezza delle dichiarazioni del Baiardo. Intanto non era così scontato che il Matteo Messina Denaro fosse ammalato gravemente, ma soprattutto rimasi colpito dal riferimento temporale. Mi pare che il Baiardo ha detto che sarebbe stato arrestato da lì a pochi mesi. Sì. Allora, questa situazione va approfondita, non è assolutamente da prendere sotto gamba o da trascurare, soprattutto se si considera che Baiardo è stato un uomo particolarmente vicino a Giuseppe Filippo Graviano, non è un mafioso doc, ma un uomo vicino e amico di Giuseppe Filippo Graviano. Sbaglio se dico che addirittura li accompagnava in alcuni incontri che dovevano avere. Lui è stato condannato definitivamente per favoreggiamento proprio in relazione all'attività di ausilio all'epoca alla latitanza, sì, dei fratelli Graviano, proprio nel periodo caldo del 92-93 soprattutto. Sì. E allora diventa difficile credere che queste dichiarazioni, anche così nette, così precise, così insinuanti, le abbia fatte senza avvertire o addirittura senza il consenso o addirittura
senza essere mandato dai fratelli Graviano. Io non credo né le ho intese come una situazione limitata allo scambio eventuale di situazioni, l'arresto avverso la liberazione dei fratelli Graviano. Io penso che quella dell'ergastolo ostativo, che quella, cioè il fine pena mai, del fine pena mai, quella della possibilità che gli stragisti arrestati già nel 93-94, oggi dopo 30 anni escano dal carcere, è un obiettivo di tutta Cosa Nostra, non soltanto dei Graviano, è un obiettivo di tutti gli stragisti di Cosa Nostra. Io non credo che loro si siano rassegnati anche a morire in carcere. Ce ne sono di soggetti anche abbastanza giovani che potrebbero aspirare ad una vita in libertà ancora significativa. Senta, noi abbiamo parlato, io ho parlato prima delle differenze sostanziali che ci sono state tra l'arresto di Totò Riina il 15 gennaio del 93 e l'arresto di Matteo Messina Denaro 3 giorni fa, nel senso che sono state fatte oggi delle cose che 30 anni fa non vennero fatte e che tuttora suscitano, diciamo, interrogativi piuttosto inquietanti. Io adesso le vorrei far vedere questa breve ricostruzione di che cosa successe quel 15 gennaio del 93. La guardiamo insieme e poi continuiamo. Certo. Ed è stata la riunione dove è stato sancito la resa dei conti. Salvatore Riina ha dichiarato guerra. Ha dichiarato guerra a Falcone e Borsellino. Il clima era glaciale. Ma ricordo le sue frasi iniziali. È arrivato il momento che ognuno di noi si prende le sue responsabilità. Se c'è un modo efficace per ricordare Giovanni Falcone a 30 anni dalla sua scomparsa, dalla strage di Capaci, nella quale morì anche sua moglie Francesca Morvillo insieme a 3 agenti della scorta, un modo più giusto che vada al di là delle commemorazioni, delle celebrazioni, è proprio quello di seguire il suo insegnamento, ovvero di mantenere accesa la luce e indagare e cercare di capire che cosa non ha funzionato, quali sono state le incongruenze, quali sono i punti che rimangono ancora oscuri e non completamente svelati o spiegati della lunga stagione delle stragi di mafia. Passate 24 ore dalla prima bomba, alle 23.15, ieri a Milano, in via Palestro, la prima di 3, altre 2 a Roma, meno di un'ora dopo. Una stagione che va da Capaci nel maggio del 1992 al gennaio del 1994, quando l'ultimo attentato programmato da Cosa Nostra davanti allo Stadio Olimpico di Roma, nel quale dovevano morire almeno 100 carabinieri, non va in porto per un problema
tecnico, perché l'innesco non funziona, per fortuna. Io credo che sia importante interrogarsi oggi su tutto quell'insieme di ombre che ancora rimangono a proposito delle stragi di Capaci, di Via D'Amelio, come pure delle stragi sul continente del 1993. E un impegno di verità, che è un preciso dovere che abbiamo tutti nei confronti delle vittime e anche una realizzazione di quel diritto alla verità che spetta all'intera società italiana. Ebbene, questo percorso, che è un percorso che serviva a Cosa Nostra per aprire un nuovo capitolo di rapporti politici, di rapporti finanziari, dopo che si era chiuso il precedente che non aveva soddisfatto la mafia, soprattutto a causa del maxi processo che aveva mandato in galera con sentenza passata in giudicato centinaia di mafiosi. Questo percorso è un percorso che serve a ricostruire un pezzo della storia d'Italia su cui ci sono ancora delle procure che stanno indagando. Non c'è dubbio che la forza di Cosa Nostra derivava dalla sua rete di relazioni esterne con il mondo economico, con vasti settori del mondo politico e proprio con ambienti rispetto ai quali, secondo alcuni collaboratori di giustizia, in particolare secondo Antonino Giuffrè, il braccio destro di Bernardo Provenzano, era il capo del mandamento mafioso di Carcamo. Appunto, nel processo Borsellino-Quater, Antonino Giuffrè ha riferito che prima della strategia stragista, Cosa Nostra pose in essere una serie di sondaggi preventivi con ambienti esterni. Ecco, a seguito di questi sondaggi, Cosa Nostra decise di dare vita a questa vera e propria sfida allo Stato. Tutto comincia alle mie spalle, dove c'è questo cancello, in via Bernini 52 a Palermo, dove in questo comprensorio fatto di villette di due piani circondate da siepi e da alberi, viveva e si nascondeva dottor Riina, il capo dei capi di Cosa Nostra, insieme a sua moglie Ninetta Bagarella e ai figli, in una villetta di due piani con piscina. Dottor Riina viveva qui tranquillo e da qui tranquillamente andava sempre a fare i suoi incontri con i capi dell'organizzazione mafiosa. La mattina del 15 gennaio 1993, quindi sono passate ormai da mesi le due stragi di Capaci e Via D'Amelio, Totò Riina esce a bordo di una macchina da questo viale e da questo cancello. La macchina sulla quale si trova è guidata da un uomo che apparentemente è semplicemente il suo autista, si chiama Salvatore Biondino. Quando la macchina esce, viene ripresa dalla telecamera posizionata su un furgone dei carabinieri della squadra di Sergio De Caprio, il famoso capitano ultimo. Questo furgone, che viene chiamato in codice La Balena, era parcheggiato proprio lì dove c'è quel muretto e adesso c'è quella inferriata, lì dietro. E dentro al furgone non c'è soltanto Ultimo con i suoi uomini, ma c'è anche un mafioso di rango, un killer di mafia, che si chiama Balduccio Di Maggio, il quale è stato arrestato pochi giorni prima in Piemonte, o forse si è fatto arrestare perché, come viene preso, decide di parlare.
Bene, Balduccio Di Maggio è l'uomo che durante questi primi interrogatori in Piemonte non soltanto svela le abitudini di Totò Riina, in quel momento ricercatissimo da tutte le forze dell'ordine, ma addirittura disegna la piantina di questa strada, di questo cancello, indicando che funziona con un radiocomando. E perché sta nel furgone? Perché sono ormai più di 25 anni che Riina è latitante e nessuno saprebbe riconoscerlo. Lui sì. E quindi il capitano ultimo, nel momento in cui la macchina esce, guarda Balduccio Di Maggio e Balduccio Di Maggio gli dice sì, è lui. La macchina con Riina e Biondino gira a sinistra e va verso viale della Regione Siciliana. Non si rendono conto né Riina né Biondino che immediatamente dietro di loro ci sono due auto con gli uomini di ultimo che si mettono nella sua scia e che laggiù dove c'è la rotonda di viale della Regione Siciliana bloccheranno l'auto per arrestarlo. Qual era, diciamo, il modo in cui te e i tuoi uomini vi siete mossi per arrivare a quell'obiettivo? È la rabbia, una rabbia di ragazzi giovani e con rabbia decidono di capire quello che accade nella strada e riportano in primo piano la realtà, cioè ciò che si vede sulla strada, l'osservazione nascosta, profonda, la ricerca informativa profonda. Quindi diventare invisibili e se con semplicità osservare quello che i criminali fanno e ascoltare quello che loro dicono. Sono le 9 meno un minuto o le 9 e un minuto, poco importa, in mezzo al traffico caotico di Palermo in viale della Regione Siciliana, dove c'è la rotonda esattamente in corrispondenza di quei cartelli pubblicitari, l'auto con Riina e Salvatore Biondino viene stretta da una delle macchine dei carabinieri del capitano ultimo e nel giro di pochi secondi sia Biondino che Riina vengono tirati fuori di peso dalla macchina, sbattuti a terra, poi caricati sulle auto dei carabinieri che partono a tutta velocità verso la caserma dove poi verranno identificati. Era uno come gli altri, sì, era una persona che aveva perso e aveva paura, ma ha colpito che aveva paura. Paura, che aveva paura di essere ucciso? No, penso di sì, aveva paura però, mi ha dato fastidio. Perché? Questi sto dicendo, è una perché mia... te l'aspettavi, no, te l'aspettavi non, più non lo so, perché io ho visto più combattente. Ma sai, io ho visto la gente, poi ho visto morire delle persone a Bagheria, ammazzati come cani, capisci? Per terra, eppure avere una loro dignità nel rantolo della morte, che non è una cosa bella, e che me la ricordo ancora, quando delle volte me lo rivedo, quando vedo ragazzi giovani che parlano di mafia, che parlano di stupidaggini, di potere, che parlano di cavolate. E le persone disperate, che però hanno sempre una dignità, riescono, che gente morente che ha la dignità. Ecco, lui lì non ce l'aveva, ci sono rimasto male. È un momento drammatico, ma di cui la gente quasi non si rende conto, perché appunto tutto avviene in pochi istanti. Certo, se non fossero stati fermati, Riina e Biondino sarebbero andati in un posto, in un luogo che adesso vi faremmo vedere. Procuratore Di Matteo.
Beh, insomma, sono immagini che continuano a fare impressione. Certo, c'è una bella differenza tra, diciamo, gli occhi spaventati di Riina e la tranquillità di Matteo Messina Denaro, il quale, secondo il procuratore di Palermo, ha goduto della protezione della cosiddetta, lui l'ha chiamata la mafia borghese. Però lei poi, in una intervista, insomma, in un commento, ha detto: la mafia borghese sì, ma c'è sicuramente qualcosa di più alto, che in qualche modo, diciamo, lei ha anticipato in questo libro scritto con Saverio Lodato, Il patto sporco e il silenzio, no? Cioè Matteo Messina Denaro era il depositario di questi segreti, la sua assicurazione in qualche modo, se vogliamo dire così, sulla libertà, grazie al fatto che appunto c'era chi doveva temere moltissimo da eventuali sue rivelazioni. Il procuratore De Lucia, con la sua grande esperienza e professionalità, sa bene che cosa è la borghesia mafiosa. Si è occupato di molti processi che hanno accertato come tra gli uomini di Cosa Nostra ci siano anche medici, imprenditori, colletti bianchi, e si è occupato, spesso ce ne siamo occupati insieme, di indagini e processi le quali è venuto fuori che altri colletti bianchi, pur non essendo organici a Cosa Nostra, comunque hanno consapevolmente contribuito al conseguimento degli scopi criminali dell'organizzazione mafiosa. Che intendeva lei quando ha detto sì, ok, però c'è anche qualcosa di più, dobbiamo guardare più in alto? Intendevo semplicemente dire che non dobbiamo dimenticare quanto è accaduto in passato. Non dobbiamo, per esempio, dimenticare quanto è accaduto a proposito della latitanza di Provenzano. Adesso non parlo io, ma parlano i giudici di appello del procedimento della trattativa Stato-mafia, cioè quei giudici che pure hanno assolto alcuni degli imputati istituzionali. Condannando i mafiosi. Quindi sono le parole di quei giudici, non di giudici apertamente e acriticamente schierati sulla tesi del PM. Che cosa scrivono nella motivazione della sentenza quei giudici? Che a un certo punto quegli alti ufficiali del ROS di allora, che avevano intrapreso il dialogo a distanza per il tramite di Vito Ciancimino con la mafia, hanno ritenuto per alcuni anni di favorire la latitanza di Provenzano. Dice la sentenza: per indicibili ragioni di interesse nazionale, cioè perché in quel momento si riteneva che lasciare libero Bernardo Provenzano fosse funzionale a garantirne la forza e la potenza rispetto ad un altro schieramento, che era quello di Riina, che era quello, no, stragista. quello a quel punto di Matteo Messina Denaro, dei fratelli, certo, Graviano. Si dice in quella sentenza che in quel momento lo Stato si alleò in qualche modo con un nemico per contrastare un nemico ancora più pericoloso. Perché abbiamo voluto ricordare queste cose che sono scritte in una sentenza? Un comportamento, se non ricordo male, definito improvvido e spregiudicato. Il comportamento improvvido e spregiudicato, secondo quei giudici, fu quello di cercare l'interlocuzione con Cosa Nostra, sì, e quei giudici dicono che quel comportamento, benché finalizzato a cercare di fermare le stragi, in realtà ne provocò altre. Non fermò il sangue, ma provocò altro sangue. Ma detto questo, e per tornare alla mancata perquisizione e a quello che dicono quei giudici a casa di Riina, io mi chiedo, e soprattutto quello che i giudici dicono sul fatto che parte dello Stato abbia favorito la latitanza di Provenzano, mi chiedo: ma in che paese viviamo? È un paese che ormai nasconde perfino il contenuto delle sentenze assolutorie. Di certe vicende non si deve parlare. C'è stato il silenzio assoluto e qualche volta chi ha parlato ha mistificato i fatti, si è inventato che i fatti che i PM del processo trattativa avevano voluto provare fossero inesistenti,
Invece anche quella sentenza, seppur di assoluzione, afferma e giunge a conclusioni così forti. Una parte dello Stato ha favorito la latitanza di Provenzano, ma in quel periodo Provenzano, è accertato da altre sentenze definitive, ha anche ordinato l'uccisione di altre persone. In quel periodo Provenzano gestiva gli appalti per conto di Cosa Nostra, in quel periodo Provenzano coordinava l'attività estorsiva di Cosa Nostra. Com'è che in Italia non si è, tra virgolette, scatenato un dibattito a livello politico, a livello giornalistico, a livello sociale, su una conclusione di questo genere? Si è preferito nascondere i fatti piuttosto che confrontarsi con i fatti per capire se questi fatti e queste conclusioni siano intanto esatte e se poi se quello che è descritto è compatibile con uno Stato di diritto. Può una ragione di Stato non dichiarata e quindi a mio avviso assolutamente fuori dal diritto portare una parte dello Stato ad allearsi con una parte della mafia per contrastare un'altra parte della mafia? Di questo dovremmo discutere, ma in Italia si preferisce ormai completamente omettere di confrontarsi con certe questioni. E mi lasci dire un'ultima cosa, come facciamo se noi non parliamo di queste cose a pretendere e se noi ce la facciamo scivolare come l'acqua sul marmo? E a pretendere che imprenditori, commercianti, cittadini che vivono le vessazioni della mafia quotidianamente trovino la forza e il coraggio di denunciare. Noi li dobbiamo incoraggiare a denunciare, però lo Stato deve dare per primo l'esempio di chi a nessuna condizione tratta con la mafia e con i mafiosi, per nessun motivo. Senta, quando le ho detto... visto che ne parlano i pentiti, non è una, diciamo, conclusione nostra. Quando ho detto prima che questo archivio di Totò Riina, secondo molti collaboratori di giustizia, sarebbe finito nelle mani di Matteo Messina Denaro e l'ho definito la sua assicurazione sulla latitanza, che cosa significa tutto questo? Cioè, questo ha garantito i suoi 30 anni di libertà? Mi attengo ai fatti. I fatti sono quelli che un collaboratore che ha fatto parte della commissione provinciale, che è stato il braccio destro di Provenzano, poc'anzi lo ha ricordato lei nel servizio, Antonino Giuffrè, ha detto che tutti gli altri componenti della commissione provinciale e regionale di Cosa Nostra sapevano che dei documenti importanti che Riina aveva custodito anche in quel covo che non era stato perquisito, erano comunque finiti nelle mani di Matteo Messina Denaro e questo rappresentava non soltanto, tra virgolette, loro ritenevano un'assicurazione per la sua latitanza, ma soprattutto un'arma di ricatto e di pressione enorme. Certo. E la forza della mafia non è soltanto ovviamente quella delle bombe, quella dei Kalashnikov, quella della violenza, ma è anche quella del ricatto nei confronti di chi la mafia la dovrebbe contrastare. Ho sbagliato a dire prima che, diciamo, a nostro giudizio ci sono molte persone che stanno tremando in questo momento. Secondo me non ha sbagliato. Io dico soltanto questo, anche qui cerco di attenermi ai fatti. Matteo Messina Denaro è un uomo che è a conoscenza di tante vicende ancora coperte dal mistero. Intanto è stato un rappresentante apicale, quindi il capomafia, allora, della provincia di Trapani. Aspetti che la fermo, perché questi sono passaggi importanti e non voglio interromperla. Do la pubblicità, torniamo fra qualche minuto, ma stiamo facendo, secondo me, una ricognizione importantissima che credo possa rispondere anche a molti interrogativi che la gente si pone rispetto a quello che è accaduto, al di là del colore, al di là di tutto, diciamo, e soprattutto anche, e sottolineiamolo, della fondamentale, straordinaria vittoria delle forze dell'ordine che hanno assicurato la giustizia a Matteo Messina Denaro. Però c'è molto altro da dire e lo diciamo fra qualche minuto. Procuratore Di Matteo,
prima che lei mi faccia quell'elenco che stava cominciando a fare prima, dei segreti, vogliamo definirli così, che Matteo Messina Denaro potrebbe custodire, che insomma delle risposte che potenzialmente potrebbe dare, io le faccio vedere il seguito di quel racconto che facevamo prima, che dopo l'arresto di Totò Riina ha un secondo tempo, ed è un secondo tempo anche quello, diciamo, che suscita delle perplessità. Lo vediamo insieme. Ecco dove sarebbero andati Riina e Biondino se non fossero stati bloccati e arrestati sulla rotonda di Viale della Regione Siciliana. Sarebbero venuti qui. Questo è il quartiere di San Lorenzo, periferia nord di Palermo, e precisamente al numero 18 di via Giuseppe Tranchina. Una di queste palazzine gialle alle mie spalle. Ma perché? Perché qui, già dalle 9:15, c'era riunita tutta la cupola di Cosa Nostra in attesa di incontrare il capo dei capi. Chi lo dice? Lo dicono due collaboratori di giustizia di peso, Vincenzo Sinacori, uomo legato a Matteo Messina Denaro, e poi Giovanni Brusca, che è l'uomo che preme il radiocomando sulla collina di Capaci, che poi sventrerà con la carica di esplosivo l'autostrada e farà saltare per aria la macchina di Falcone e quelle di scorta. Sentite cosa dice Sinacori. Avevamo un appuntamento proprio con lui quella mattina, cioè con Riina. Io e Matteo Messina Denaro, siamo andati a Palermo e dovevamo incontrarci con lui. La riunione doveva essere a casa del fratello di Salvatore Biondino, Mimmo Biondino. Ci siamo fermati a Città Mercato, è arrivato uno di San Lorenzo, adesso non ricordo chi era, e ha detto: hanno arrestato Uzzuto Tuccio, andate e andate. E quindi Sinacori e Matteo Messina Denaro non arrivano nemmeno qui, ma scappano prima. Mentre Giovanni Brusca fa proprio l'elenco dei partecipanti a quella che avrebbe dovuto essere una delle riunioni della cupola e dice: io dovevo essere prelevato per essere portato nella zona di San Lorenzo, ancora non conoscevo il punto preciso. In realtà poi si scoprirà che insomma questa è la casa dove si svolgevano regolarmente i summit di Cosa Nostra, e che cosa dice Brusca nel verbale di interrogatorio del 9 gennaio 2018, quindi pensate quanti anni dopo l'arresto di Riina. Era stato fissato un incontro che, se i carabinieri avrebbero avuto un po' di pazienza, però capisco che non è una cosa così semplice, potevano fare veramente un bel colpaccio, perché c'era una riunione in grande stile. Il pubblico ministero chiede: una riunione che coinvolgeva chi? E Brusca fa l'elenco dei partecipanti. Molti dei capi mandamento, tra cui io, Giuseppe Graviano, Biondino, Raffaele Ganci, Cancemi, Leo Luca Bagarella, Matteo Messina Denaro no, perché poco prima di arrivare in via Tranchina era stato appunto avvertito ed era riuscito a scappare insieme a Sinacori. Che cosa succede? Succede che nella caserma dove sono stati portati Riina e Biondino si decide di effettuare una perquisizione a casa di Biondino, perché soltanto lì si scopre che quello non è un semplice autista del capo dei capi, è il capo mandamento di questo quartiere di San Lorenzo, e a quel punto decidono appunto di andare a controllare che cosa c'ha a casa. Attenzione, perché la stessa cosa non avviene per il covo di Totò Riina, dove invece i carabinieri smontano il posto di osservazione, e cioè quel furgone che era piazzato davanti al cancello, e lì, in base anche a quello che è il risultato di un processo che c'è stato proprio per questa mancata perquisizione, si cercherà, diciamo, di chiudere la faccenda con una soluzione salomonica.
i carabinieri pensavano che la magistratura sapesse, la magistratura pensava che i carabinieri sarebbero rimasti lì. Il risultato è che quando i carabinieri arrivano in via Bernini al numero 52 sono passati 18 giorni, è il 2 febbraio e nell'interrogatorio che viene fatto a Giovanni Brusca c'è la spiegazione di quello che è successo in quei 18 giorni, ovvero che gli uomini d'onore, tra cui Matteo Messina Denaro, hanno ripulito la casa. Hanno strappato la carta alle pareti, hanno tolto tutti i mobili, ma soprattutto hanno portato via i documenti. Dice Brusca, io ho avuto con il Provenzano, Bernardo Provenzano, che poi è l'uomo che prende in mano le redini del comando di Cosa Nostra dopo Totò Riina, asserendo si è levato, si è pulito il locale, casa di Riina, nel senso che ognuno, ogni latitante e ogni persona di un certo rilievo assieme a sé c'ha biglietti, c'ha pizzini e c'ha documentazione, c'ha un certo archivio, un certo discorso ce l'ha. Dopo l'arresto di Salvatore Riina fu impedita quella perquisizione e in quei giorni sparirono tutti i documenti in una casa che era stata abitata per anni da Riina, quindi immaginiamo cosa ci poteva essere, fotografie, numeri di telefono. Basti considerare che sulla base di alcuni bigliettini che furono trovati nelle tasche di Salvatore Riina al momento dell'arresto furono fatte delle importantissime indagini. Si è riusciti a pulire il tutto e diciamo che mi ha fatto capire, detto e non detto, che un ruolo lo avesse avuto anche il Matteo Messina Denaro, che, e da questo si fa un discorso, che molte documentazioni possono essere finite anche nelle mani appunto di Matteo Messina Denaro, scrive il magistrato che svolge questa indagine, che grazie a questa omissione, la mancata perquisizione in via Bernini, molto del carteggio ivi contenuto finì in mano a diversi uomini d'onore, fra cui Matteo Messina Denaro, che grazie all'acquisito possesso delle informazioni sensibili lì custodite e al suo stato di latitanza è considerato l'ultimo custode del segreto di quella stagione, la stagione delle stragi. Come sarebbero andate le cose se dopo l'arresto di Riina i carabinieri fossero arrivati immediatamente qui in questa casa alle mie spalle e avessero arrestato tutti o parte dei componenti della cupola di Cosa Nostra ancora riuniti in attesa del capo dei capi? Cosa sarebbe accaduto se tutti gli uomini d'onore che hanno ripulito il covo di via Bernini, la casa di Riina, fossero stati arrestati? Come sarebbero andate le storie e le cose di mafia se tutto questo fosse avvenuto? Si possono fare molte ipotesi. Probabilmente Don Pino Puglisi non sarebbe stato ucciso. Probabilmente il piccolo Giuseppe Di Matteo non sarebbe stato sciolto nell'acido. E molto probabilmente le bombe di Roma, Milano e Firenze non ci sarebbero mai state. E forse, chi lo sa, sarebbe stato arrestato anche Matteo Messina Denaro. Ma tutto questo lo sappiamo soltanto adesso ed è questo il motivo per cui noi la luce su questa vicenda non la spegniamo. Lo dobbiamo a Falcone, a Borsellino e a tutti coloro i quali hanno sacrificato la vita per cercare di estirpare Cosa Nostra dal tessuto sociale di questo paese. Noi abbiamo ritenuto che sia importante verificare questo tema della convergenza di interessi che può essere stata alla base di questa drammatica stagione della nostra storia. Su questo credo che ci siano delle indagini condotte con grande impegno da diverse autorità giudiziarie.
questo paese, dall'inizio della Repubblica, c'è stata una componente della classe dirigente che ha condotto la lotta politica, che sostanzialmente la lotta per la distribuzione delle risorse, non soltanto con metodi legali, ma anche con metodi illegali, facendo ricorso alle stragi, alla violenza, truccando le carte. In questo che Giovanni Falcone chiamava il gioco grande del potere, vi sono state organizzazioni come Cosa Nostra, come le 'Ndrangheta, come la Banda della Magliana ed altre che sono stati instrumentum regni, strumenti di potere. Mi viene in mente Balzac che diceva: ci sono due storie, quella ufficiale, menzognera, e quella segreta, che invece è vergognosa. E credo che questa parte segreta della storia i magistrati hanno cercato di farla venire fuori, ma a causa dei depistaggi che hanno contrassegnato tutta la storia italiana, questa verità non è emersa. E chi sa oggi la verità, credo che continui a avere paura di qualcosa che va al di là di quello che abbiamo potuto comprendere. Procuratore Di Matteo, questo signore che abbiamo visto sale su questo mezzo dei carabinieri con un giubbotto da 10.000 euro, quali segreti può avere, di quali segreti è in possesso secondo lei? Matteo Messina Denaro? Lo dico perché la gente si sta facendo questa domanda con insistenza. Già da ragazzo è cresciuto a pane e mafia, ma mafia di alto livello. È figlio di Ciccio Messina Denaro, capo mafia storico del Trapanese. Ha conosciuto Riina, giovanissimo. Matteo Messina Denaro è stato uno degli uomini su cui Riina ha puntato. È stato per lunghi anni il capo mafia di tutto il Trapanese. Il Trapanese non è una realtà territoriale come altre in Sicilia, è la realtà territoriale dove più forti sono stati i legami della mafia con la massoneria, con ambienti particolari dei servizi. Basti pensare che è stata la sede, è stato il territorio dove insisteva un centro occulto di Gladio, il centro Scorpione. E Matteo Messina Denaro, da capo mafia di Trapani, immagino che certe vicende le possa conoscere bene. Come può conoscere bene, ma soltanto per fare degli esempi, le vere cause che portarono al tentato omicidio del commissario Rino Germanà, che soltanto per essersi abilmente buttato a mare mentre gli sparavano con i Kalashnikov, e tra questi c'era Matteo Messina Denaro, si è salvato la vita. Si deve capire perché lo volevano uccidere. Matteo Messina Denaro era un soggetto che ai primi mesi del 92 venne mandato a Roma per pedinare, osservare e poi uccidere Giovanni Falcone. L'avrebbero potuto fare facilmente Giovanni Falcone, addirittura alcune volte. Questo è un punto importante e inquietante. Cioè, perché non lo fanno a Roma quando era tutto sommato più semplice? Esatto. Matteo Messina Denaro era a Roma, Matteo Messina Denaro viene chiamato da Riina, viene fatto rientrare a Palermo in Sicilia e non cambia solo il territorio dove deve essere ucciso Falcone, cambiano completamente le modalità operative. Da omicidio normale diventa una strage difficilissima da realizzare perché diretta contro un convoglio di auto blindate in movimento ad alta velocità sull'autostrada. Quindi con cognizioni richieste sicuramente superiori e difficoltà molto superiore rispetto ad un omicidio normale. Beh, lo dice Giovanni Brusca, no? Ma come abbiamo fatto noi che siamo quattro contadini, mi pare così, questa, a fare una cosa così, pur essendo
ufficialmente lui quello che preme il telecomando. Chissà se è l'unico telecomando. Matteo Messina Denaro dovrebbe sapere perché questo improvviso cambiamento di programma e questa organizzazione dell'attentato con quelle modalità capaci. Dovrebbe sapere i motivi dell'accelerazione della strage, dell'eliminazione di Paolo Borsellino, della strage di Via D'Amelio. Deve necessariamente sapere qualcosa sulla sparizione dell'agenda rossa, su che cosa volevano controllare coloro i quali hanno sottratto l'agenda rossa di Paolo Borsellino, che cosa temevano che Paolo Borsellino in quel periodo avesse capito, saputo, annotato. Ancora, Matteo Messina Denaro non è soltanto un esecutore o il responsabile degli esecutori delle stragi di Firenze, Roma e Milano, è qualcosa di più, perché è colui il quale, ce lo dice anche Spatuzza quando si pente, è colui il quale dà le indicazioni agli altri uomini d'onore che vanno materialmente a mettere le bombe sui bersagli da colpire, sui beni monumentali da colpire. Che certamente Rina, diciamo, non erano nell'immaginario di Rina. Non erano nell'immaginario di Rina, che tra l'altro in quel periodo era già detenuto, ma forse non erano nemmeno nell'immaginario di Matteo Messina Denaro. Ecco. Si deve capire se lui i suggerimenti li ha dati perché a sua volta li aveva ricevuti. Potrei continuare più o meno per lungo tempo. Matteo Messina Denaro è sicuramente conoscitore di queste situazioni. Ovviamente quello che si può auspicare è che possa collaborare, laddove collaborare significhi però dire tutto quello che si sa. Ma lei ci crede a una possibilità del genere? Guardi, io non considero molto serio fare delle previsioni, anche perché anche la storia di Cosa Nostra ci ha insegnato che queste sono scelte particolari, personali e imprevedibili. Forse nessuno avrebbe pensato che Giovanni Brusca, dopo pochi giorni rispetto alla sua cattura il 20 maggio del 96, avrebbe cominciato a collaborare. Nessuno avrebbe pensato che Buscetta ancora prima, nessuno avrebbe pensato che Giuffrè avrebbe subito dopo la sua cattura iniziato a collaborare. Quindi io non voglio fare previsioni, so soltanto che se ci fosse una collaborazione seria ed effettiva, sarebbe una collaborazione che segnerebbe definitivamente il salto di qualità nella lotta al sistema mafioso, inteso nell'accezione più completa, e so soltanto che lo Stato deve dimostrare e deve mostrare di volerla cercare quella collaborazione, mostrando anche di non avere paura eventualmente di affrontare certi argomenti, di fare certe domande, di indagare su certe questioni che possono anche essere apparentemente molto scomode e sicuramente delicate. Senta, le faccio una domanda, diciamo, di esperienza. Avere a che fare con un boss, un mafioso con questo profilo, diciamo, molto alto e dopo una latitanza di 30 anni implica un lavoro psicologico anche, no? Una disponibilità psicologica, diciamo, prima di tutto a conquistare la sua fiducia, prima ancora di convincerlo a collaborare. Cioè, voglio dire, molte volte si pensa che il mafioso decida così all'improvviso di parlare, ma in realtà fa un percorso, no? E questo lo sto dicendo perché, insomma, diciamo, questo lavoro che stiamo facendo anche questa sera, adesso cominceremo a parlare delle stragi una per una, è un lavoro che diciamo, ci insegna come non è soltanto memoria, ma la memoria fa esperienza e l'esperienza consente agli investigatori di poter trovare poi quella, no, quell'angolo scoperto che magari ti fa entrare dentro una cassaforte di segreti come quella che potrebbe essere a disposizione di Matteo Messina Denaro. Mi viene in mente Falcone, nel senso la sua capacità di convincere Buscetta a collaborare. Certamente, più alto è il livello del mafioso, più dobbiamo dare per scontato una cosa, che è il mafioso, come noi cerchiamo di studiare la sua storia, il mafioso conosce, studia
e analizza la storia personale e professionale di ciascun magistrato. In Italia io credo che ci sono, per fortuna ci sono, magistrati che sono in grado, anche dopo tanto tempo rispetto all'inizio del fenomeno del pentitismo, di gestire collaborazioni anche eventualmente delicate. L'importante è che non solo la magistratura, ma lo Stato, inteso nel suo significato più ampio, dimostri di non avere eventualmente paura di certe collaborazioni. Ed è importante anche, sconfino un poco dal territorio dell'argomento, delle storie che stiamo trattando oggi, è importante anche che la legislazione si caratterizzi per mantenere ancora una importante forbice trattamentale tra il trattamento per i collaboratori e quello per i riducibili. Se la legislazione si avvia, diciamo, a concedere possibilità di uscire dal carcere anche all'irriducibile e se invece al contempo, come accade da un po' di tempo a questa parte, è più rigorosa nei confronti dei collaboratori di giustizia, viene meno quello che è l'incentivo alla collaborazione. Certo. Anche facendo politica in un certo modo, anche legiferando in un certo modo. In queste ore credo tutti i procuratori, non soltanto il procuratore capo di Palermo, ma insomma hanno insistito molto, per esempio, sulla questione delle intercettazioni, cioè cercando di spiegare al Ministro della Giustizia che, come dire, fare piazza pulita delle intercettazioni significa mettere in ginocchio, diciamo, le indagini sulla mafia, sulla corruzione. Mi pare che siano stati, anche nella conferenza stampa dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, molto precisi, sì, sì, e molto circostanziati questi appelli, chiamiamoli così. Due cose brevissime sul punto. Prego, così poi cominciamo questo lavoro di ricostruzione delle stragi. Due cose brevissime vorrei dire. La prima è quando ci sentiamo dire che le intercettazioni costano troppo. Io vorrei ricordare a chi ci ascolta che grazie alle intercettazioni sono stati sequestrati patrimoni milionari, sono stati scoperti fenomeni corruttivi. Abbiamo potuto evitare tanti omicidi, in qualche caso anche attentati eclatanti, grazie alle intercettazioni. E un'ultima cosa, non è scontato dire manteniamo le intercettazioni per la mafia, invece depotenziamole o addirittura aboliamole per gli altri reati, perché ormai è sempre di più il fenomeno corruttivo è strettamente legato ai fenomeni mafiosi e depotenziare le intercettazioni per i reati contro la pubblica amministrazione finirebbe indirettamente per depotenziare anche le indagini di mafia. Cominciamo questo percorso sulle stragi per cercare di capire che cosa Matteo Messina Denaro ci può raccontare, sperando in una collaborazione, quali sono i punti oscuri. E partiamo da Capaci. Questa galleria scavata nella roccia di Pizzo Manolfo è lunga 3 chilometri. All'estremità, alle mie spalle, c'è la città di Palermo. E questo è l'acquedotto Iato, che serve la zona circostante oltre a una parte della città. Una volta la galleria era tutta illuminata, poi i ladri hanno rubato quasi 40 chilometri di cavi e tutte le luci ed è rimasta al buio. Forse da quella scritta che avete visto inquadrata, no mafia, avete cominciato a intuire dove siamo. Siamo a metà strada tra Pizzo Manolfo e Capaci. Possiamo definirla a tutti gli effetti la collina di Capaci. Qui, il 23 maggio del 1992, esattamente dove sono io in questo momento, c'erano Giovanni Brusca e Antonino Gioè. Due uomini d'onore fidatissimi di Totò Riina, che insieme a una squadra di altri mafiosi aveva lavorato per giorni riempiendo un canale di scolo dell'autostrada, la 29, che da Punta Raisi laggiù conduce fino a Palermo,
passando davanti a Isola delle Femmine e sotto al cementificio, avevano piazzato in questo canale di scolo 400 kg di miscela esplosiva. Era tutto preparato per fare fuori Giovanni Falcone. E quel giorno, qui, Brusca e Gioè aspettavano, nervosamente, fumando. Hanno fumato molte sigarette. Tutti i mozziconi sono stati trovati qui per terra, e poi consegnati all'FBI per ricavarne il DNA e quindi identificare chi fossero i mafiosi che erano piazzati qui. All'epoca il DNA non era una cosa così semplice come quella di oggi, era un esame più complesso e richiedeva più tempo. A un certo punto qualcuno da Roma, ma non sappiamo chi è, avverte gli uomini di Cosa Nostra piazzati qui che Giovanni Falcone ha decollato con l'aereo dei servizi segreti dall'aeroporto di Ciampino. E qui a Palermo un mafioso, ma in questo caso si sa chi è, avverte la squadra che è piazzata qua sulla collina di Capaci che il corteo con Giovanni Falcone, con le auto di scorta, è partito dall'aeroporto diretto a Palermo. Sono tre auto, sulla prima ci sono tre agenti di scorta, Montinaro, Schifani e Di Cillo. Poi nella seconda macchina c'è Giovanni Falcone che si è messo al posto del conducente, l'autista è seduto alle sue spalle e accanto ha la moglie Francesca Morvillo. I mafiosi hanno dovuto lavorare e fare una serie di prove per capire esattamente quale fosse il momento giusto, direi al millesimo di secondo, per premere il pulsante del radiocomando per aeromodellismo consegnato a Giovanni Brusca. Hanno messo un frigorifero e delle tracce di vernice rossa in corrispondenza, se riuscite a vederla, di quella doppia stele che è esattamente il punto in cui l'autostrada viene sollevata dall'esplosione. La prima auto con i tre agenti di scorta viene sbalzata a decine di metri in un oliveto e i tre agenti muoiono sul colpo. La seconda auto, che è quella dove viaggia Falcone con la moglie, con Francesca Morvillo e con l'autista, va a sbattere contro il muro di detriti che si alza e, siccome non portano la cintura di sicurezza, rimangono feriti in maniera gravissima. Infatti, poche ore dopo moriranno. Nonostante la preparazione, nonostante le prove, c'è il sospetto, e questo però lo dice lo stesso Giovanni Brusca nel momento in cui viene interrogato e comincia a collaborare, perché Antonino Gioè morirà impiccato nella sua cella. Giovanni Brusca dice: ma insomma, io non so nemmeno come sia stato possibile realizzare con questa precisione l'attentato, perché in fin dei conti noi siamo dei pastori, dei pecorai, non siamo così bravi. Infatti dichiara che al momento in cui doveva premere il pulsante del telecomando ha avuto un'esitazione, e quindi il sospetto, ma questo non lo dico io, lo dicono le indagini che sono ancora in corso, il sospetto è che dall'altra parte dell'autostrada ci fossero delle altre presenze, non meglio identificate, con un altro radiocomando, pronte a intervenire in caso Giovanni Brusca non fosse stato così bravo e capace di premere il pulsante al momento giusto. E chissà se effettivamente è stato Brusca a premere quel pulsante per uccidere Giovanni Falcone con gli agenti della sua scorta. Bene, io voglio dire per chi ci sta ascoltando che poi sentiremo anche altri due magistrati importantissimi. Uno è Gianfranco Donadio, che ha collaborato alla stesura della relazione della Commissione Antimafia in cui si parla proprio della presenza delle entità esterne nelle stragi di mafia, e poi il procuratore Luca Tescaroli, che a Firenze in questo momento ha in mano le inchieste sulle stragi. Ma intanto vorrei che ci collegassimo con il collega Saverio Lodato da Palermo, che
insieme a lei, Di Matteo, ha scritto questo libro, Il patto sporco e il silenzio, che al quale io vorrei chiedere, visto che hai ascoltato, credo, buona parte, se non tutta la trasmissione fino adesso, io insisto molto su che cosa Matteo Messina Denaro sa e perché dal tuo punto di vista è considerato il garante di quel patto sporco tra Cosa Nostra e pezzi delle istituzioni. Buonasera Andrea, sono molto contento di avere l'onore questa sera di parlare subito dopo il dottor Nino Di Matteo, con il quale negli ultimi anni mi è capitato di percepire e oserei dire convivere il tremendo isolamento in cui si è trovato per avere istruito insieme ad altri magistrati di Palermo il processo sulla trattativa Stato-mafia. È una cosa che ci tengo a sottolineare perché in questi 5-6 anni il magistrato Nino Di Matteo è stato isolato, tacitato, ostacolato nella sua attività professionale e nella sua carriera. E qui mi permetto di fare una parentesi che c'entra molto con le cose di cui stiamo parlando questa sera. Si parla spesso della borghesia mafiosa ricorrentemente in questa città. E noi pensiamo che per borghesia mafiosa si debbano intendere esclusivamente medici, infermieri, portantini, qualche impiegato di banca che gira la testa dall'altra parte quando deve cambiare un assegno che puzza. No, la borghesia mafiosa è composta anche da cervelli di questo paese, nel campo culturale, nel campo intellettuale, nel campo universitario. Prendiamo per esempio il fatto che per 5 anni Di Matteo è stato considerato da fior di intellettuali di questa città e non solo l'autore di una boiata pazzesca. E questi intellettuali che andavano e vanno, ahimè, per la maggiore, anche storici di grido che si sono occupati di storia della mafia, dicevano per esempio che era ed è una leggenda metropolitana il fatto che gli americani, quando nel 1943 sbarcarono in Sicilia, si rivolsero alla mafia e segnatamente a Lucky Luciano per avere una copertura dovendo venire in Sicilia proprio negli ambienti mafiosi. Bene, a me è capitato in questo paese che cita Leonardo Sciascia un giorno sì e un giorno no, imbattermi in una frase di una conversazione di Leonardo Sciascia con il giornalista che ormai non c'è più, Domenico Porzio, in cui Leonardo Sciascia dice testualmente in 2 righe: gli americani arrivarono con l'elenco dei mafiosi in tasca, i sindaci di quasi tutti i paesi furono scelti tra i mafiosi. Ma questa noi è storia. Noi abbiamo professori università. No, è storia ma è attualità, è la borghesia mafiosa che in questi anni ha avvertito la mafia come la avvertono tutti i palermitani, perché due sono le cose: o uno la mafia la conosce come la conosce il dottor Di Matteo per motivi del suo lavoro, o la respira. A Palermo c'è chi la respira e la sente sotto forma di puzza e c'è invece chi la sente sotto forma di profumo. Chiusa questa parentesi. Sì, andiamo su Matteo Messina Denaro. Questo che state inquadrando. Matteo Messina Denaro, bene. Nino Di Matteo diceva giustamente che Matteo Messina Denaro è figlio di Francesco Matteo Messina Denaro, soprannominato Ciccio, capo della famiglia di Castelvetrano e nel Trapanese fino a quando morì nel 1998. Da latitante. Allora, è bene sapere che anche il da latitante, la famiglia di
Francesco Matteo Messina Denaro, quando morì Ciccio, il papà di Matteo, quello del Rolex e del giubbotto da 10.000 euro, lo vestì di tutto punto, con una camicia immacolata, con un vestito grigio molto elegante, con delle scarpe di vernice nera, e lo fece trovare apparecchiato in un letto all'interno di una delle campagne della provincia di Trapani, per dare al mondo mafioso il segnale che era morto nel suo letto e che non lo aveva soppresso lo Stato. Ma c'è di più, e torniamo all'attualità. Tutto questo accadeva nei feudi, nelle proprietà terriere della famiglia Dalì, e l'onorevole Dalì, alla vigilia di Natale del 2022, cioè pochi mesi fa, è stato condannato in maniera definitiva dalla Cassazione a 6 anni per associazione mafiosa, dopo aver trascorso 20 anni in cui veniva assolto, processato, archiviato, fino a quando invece è stato definitivamente condannato. La famiglia Dalì era ed è stata proprietaria nel Trapanese di un'intera banca, il Banco Sicula, la Banca Sicula. La provincia di Trapani negli anni 70 era la provincia italiana che aveva il maggior numero di sportelli bancari, il maggior numero di logge massoniche, e a questo si riferiva anche Di Matteo, e che vedeva la presenza di apparati dello Stato deviato, vedasi Gladio, perché, come diceva Giovanni Falcone, la provincia di Trapani era la Svizzera della mafia, dove la magistratura si guardava bene dal mettere il naso. Saverio, e insieme alla magistratura, la Saverio, polizia. Saverio, ti fermo un attimo. Prego. Perché, sai. Qui stiamo cercando di dare una risposta nei limiti del possibile ai quesiti che la gente si sta facendo in questi giorni, in queste ore, rispetto a una, diciamo, tentativo da parte di alcuni di rendere Matteo Messina Denaro un mafioso, diciamo, ormai dismesso, ormai in pensione, ormai poco importante, mentre da un'altra parte sappiamo che gestisce un patrimonio di almeno 4 miliardi di euro e che i suoi interessi non si sono mai consumati, anzi li ha, diciamo, coltivati nell'arco di questi 30 anni. Però la domanda che voglio farti, che ho fatto anche prima al dottor Di Matteo che è qui, sì, 30 anni sono un tempo infinito, in una dimensione che non è più quella dei 20 anni e passa in cui Totò Riina e Provenzano sono rimasti latitanti. Cioè oggi gli strumenti, le possibilità, ci sono, diciamo, una serie di opzioni che francamente spiegano poco la possibilità per un mafioso di sparire, cioè di rendersi invisibile, ma visibile continuando a stare praticamente a casa sua, perché abbiamo visto che, diciamo, addirittura si muoveva con estrema facilità in questo paese dove hanno scoperto 2 dei suoi covi e chissà quanti altri ce ne stanno, e la gente, diciamo, faceva un po' finta di non vederlo. Ma noi non potevamo pretendere, purtroppo, da ingenui, che in questi 30 anni, all'indomani delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, ma soprattutto di quelle del 93, cioè di Firenze, di Milano e di Roma, Matteo Messina Denaro venisse arrestato, come si dice, a botta calda, perché è lui che sceglie in quelle 3 città i luoghi simbolici, evocativi, dove dovevano essere fatti gli attentati. Prima considerazione. Seconda considerazione. In quelle 3 stragi, in cui morirono in totale 10 persone, per la prima volta
apparentemente la mafia va all'estero, va in continente. In Sicilia noi abbiamo avuto tante stragi di mafia, abbiamo avuto la strage di Ciaculli, abbiamo avuto la strage di Pizzolungo per assassinare il giudice Carlo Palermo, abbiamo avuto la strage Chinnici, la strage dalla Chiesa. Queste sono le prime tre stragi che accadono al di là dello stretto, e questa è la prima volta in cui la mafia non regola conti con rappresentanti dello Stato, perché muoiono 10 persone in totale, tra le quali anche due bambine che erano persone innocenti, ma non perché Falcone e Borsellino fossero colpevoli, ma semplicemente perché Falcone e Borsellino facevano parte di quel gioco grande di cui lo stesso Giovanni Falcone parlava, e quindi poteva starci. Quella è la prima volta in cui la mafia decide qualcosa di diverso. Ti fermo adesso, allora, ti fermo. Tutto questo. No, aspetta, prego. Aspetta, perché adesso andiamo su quelle stragi, ma prima di arrivare alle stragi nel continente, io voglio farti vedere e far vedere al dottor Di Matteo, a cui poi farò un'altra domanda prima di lasciarlo, che cosa è stata invece la strage di Via D'Amelio, perché la strage di Falcone del maggio del 92 viene seguita 57 giorni dopo dalla strage. Devo dare la pubblicità? Benissimo. Allora, pubblicità, e poi andiamo avanti con questa ricostruzione che è anche riflessione e racconto. Pubblicità. Allora, dottor Di Matteo e Saverio Lodato, vediamo per favore, perché stiamo facendo, diciamo, questa ricostruzione attraverso le varie stragi. Abbiamo parlato di quella di Capaci, parliamo di quella di Via D'Amelio, che contiene una serie di interrogativi ancora senza risposta. E vediamo che cosa è accaduto, vediamolo insieme. Tu che vieni qui a contemplare, ricorda che non tutti i siciliani sono mafiosi e non tutti i mafiosi sono siciliani. È la notte di sabato 18 luglio 1992. Una Fiat 126 di colore amaranto, una Fiat esattamente come questa, esce da un garage di via Villa Sevaglios, percorre meno di un chilometro e viene parcheggiata in via D'Amelio, qui, esattamente qui, davanti a questo cancello, perché in questo palazzo abita la madre di Paolo Borsellino. La Fiat 126 è una utilitaria lunga 3 metri e larga 1, ha preso il posto della 500, passa inosservata, in città ce ne sono moltissime. È stata imbottita di esplosivo, 90 kg, una miscela devastante di tritolo e T4. Nella strada non c'è alcuna misura di sicurezza, ma non è una novità. Sono anni che Borsellino lamenta l'indifferenza con cui i magistrati che si occupano di mafia vengono lasciati senza una protezione adeguata. Noi dovremmo poter aver garantita la presenza per tutto l'arco della giornata e non soltanto per la mattinata, perché non lavoriamo soltanto di mattina, per gli autisti giudiziari, perché buona parte di noi il pomeriggio, nonostante la mattina con strombazzamento di sirene viene accompagnato in ufficio dalle scorte e dalle macchine blindate, il pomeriggio non lo può fare perché macchina blindata ce n'è una soltanto, che evidentemente non può andare a raccogliere quattro colleghi, cosicché io sistematicamente vado in ufficio con la mia macchina e esco fuori alle 9 alle 10 di sera e me ne torno a casa. Vabbè, la libertà magari la riacquisto utilizzando la mia macchina, però non vedo che senso abbia far perdere la libertà di mattina per poi essere libero di essere ucciso la sera.
Sono anni che dalla procura si sollecita un servizio di sorveglianza anche in via D'Amelio e soprattutto dopo la strage di Capaci. Ma il tempo corre e nessuno prende una decisione. Infatti, l'autista della mafia arriva tranquillamente nella strada, parcheggia la 126 qui davanti e poi si allontana nel buio, indisturbato. Passano solo poche ore. È il pomeriggio di domenica. Pochi minuti prima delle 5, in via D'Amelio arriva il corteo di auto che accompagna Borsellino a fare visita a sua madre. È un'abitudine conosciuta da tutti, ma di cui nessuno si è mai preoccupato. Scendono i ragazzi della scorta, poi scende il magistrato che si avvicina al cancello e allunga la mano sul citofono. Sono esattamente le 16:58 minuti del 19 luglio e quello sarà il suo ultimo gesto. In poche parole, si tratta di un attentato. C'è un collega forse che è rimasto all'interno della macchina, è un ferito che è qua, ci è venuto a chiedere il nostro aiuto. Sì, vabbè, la posizione esatta del corridoio siciliano dove c'è il ponte. Stiamo accettando, comunque forse si tratta di un attentato. Comunque l'attentato è molto grave, moltissime auto. Arrivati lì sul posto abbiamo visto di tutto, cioè veramente io sono rimasto pietrificato di quello che ho visto, perché molte persone scendevano dal palazzo ed erano tutti insanguinati e ci chiedevano aiuto. Allora noi eravamo vicini, abbiamo udito un tremendo botto, Luigi, un tremendo botto, ci siamo guardati subito sul posto, la prima auto, e c'era un macello, i colleghi erano tutti a terra sfracellati, solo uno, tranne uno, Bullo dell'ufficio scorte, che abbiamo trasportato immediatamente all'ospedale. C'è stata una pressione terribile all'interno di quell'abitato. Poi sono riuscito ad aprire lo sportello dell'auto e quando sono sceso ho visto che era tutto scuro, tutto buio, fumo. Per il momento c'è una persona defunta, un collega della scorta. Ci stanno pezzi di piede un po' smarfolati dappertutto. Quindi allora mi confermate, un morto e un ferito? Per il momento un morto e un ferito. E il morto è un agente? Mi confermo. Della scorta? Confermo 910. La personalità è in casa? La personalità per il momento non si sa perfettamente niente, perché qua è un caos, c'è tutte le abitazioni, sono tutte i vetri tutti frantumati e c'è una roba nera. Non siamo riusciti ad avvicinarci alle macchine, stanno molto di convivere adesso. La scena della strage dopo l'esplosione è sconvolgente. Brandelli di corpi sparsi ovunque, palazzi sventrati, decine di auto in fiamme. Perdono la vita Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Claudio Traina, Walter Cosina. Oltretutto vi voglio dire che io personalmente ho rinvenuto un'arma sul posto dell'agguato, ho rinvenuto un'arma sotto i 92 e tipo quelle che danno in dotazione alle ragazze e ce l'ho personalmente io in macchina la pistola, va bene? L'ho prelevata per paura che qualcuno la potesse prendere. Per capire di cosa stiamo parlando immaginate che una mano di Emanuela Loi viene ritrovata su un terrazzo al quinto piano del palazzo mentre stringe ancora la pistola d'ordinanza. È la prima donna della Polizia di Stato a perdere la vita in servizio. C'è un solo sopravvissuto, l'agente Antonino Bullo, perché era alla guida di una delle auto di scorta e stava facendo manovra. Il giudice mi ha sorpassato, si è posteggiato al centro della carreggiata, io in quel momento sono andato avanti, ho fatto scendere i componenti della mia auto che erano Traina e Limuli. Loro stavano facendo la bonifica nel portone e io mi sono posizionato alla fine di via D'Amelio con l'auto di traverso. Ho visto scendere i componenti dell'auto che guidava Cusina, c'era Agostino Catalano e Emanuela Loi. Il giudice si è soffermato sotto il marciapiede e si stava accendendo la sigaretta, difatti poi Catalano ha visto che aveva difficoltà con l'accendino, l'ha fatto accendere, si è accesa anche la sigaretta Catalano.
della mia vita l'ho persa un po' in via D'Amelio, è rimasta lì e sicuramente io sono convinto che a tirarmi fuori dall'auto sono state le mani dei colleghi che già erano fermi là in via D'Amelio. Purtroppo sono cinque colleghi morti. L'ultima auto che ha chiamato? I cinque colleghi sono scesi giù e unitamente al magistrato. Il magistrato stava suonando. Non so se è un autobombo o qualcos'altro. Probabilmente poi ha visto tutti i colleghi a terra e sarà l'unico sopravvissuto. Perché a dire del collega, appena siamo arrivati noi, c'era solo il collega, trovava nell'auto, stava vicino alla portineria. Probabilmente sono tutti morti, anche il magistrato. Perciò non sappiamo se, sicuramente tutti morti i colleghi, tranne Bullo. Una colonna nera di fumo si alza sopra Palermo. È visibile da tutta la città e ora comincia a riempire anche gli schermi delle televisioni in tutta Italia. Accorrono mezzi di soccorso, agenti, ma anche molti amici e colleghi di Borsellino. Anche se la notizia non è ancora ufficiale, hanno già capito tutti che cosa è successo. Mi recai sul luogo della strage, mi avvicinai al tronco del cadavere di Paolo Borsellino e subito dopo venni nell'ufficio della Procura della Repubblica e scrissi un documento che poi fu sottoscritto da altri 8 sostituti procuratori. E con quel documento dicevamo che i componenti del Fumo Antimafia avrebbero dato le dimissioni se non fosse stato rimosso il capo della Procura della Repubblica, che era stato colui che aveva costretto sostanzialmente Giovanni Falcone ad andare via da Palermo e che poi aveva ostacolato Paolo Borsellino nel fare delle indagini grazie alla collaborazione di del procuratore Gianmarco. Ed è il procuratore Gianmarco. Non c'è stata quella dovuta attenzione nel preservare proprio il luogo della strada, la scena del crimine, appunto. Si ebbe un atteggiamento tale per cui lì passò proprio la cosiddetta mandria di bufali. A quanto pare era Borsellino, molto probabilmente sono morti 3 colleghi. 2 giorni dopo la strage io intervisto Antonino Caponnetto qui a Palermo, il quale dice subito è scomparsa l'agenda di Paolo Borsellino. Che cosa c'era in questa agenda? Che importanza aveva? Che è diventata un simbolo, diciamo, della verità negata? Era un'agenda sicuramente dove mio padre ultimamente annotava tantissime cose, appuntamenti, considerazioni. È ovvio che noi non potevamo essere al corrente dei contenuti. Però lui non se ne separava mai. Non se ne separava mai. E poi è anche chiaro che nel caso di una strage come questa, diciamo, tutti gli elementi, i reperti di una strage sono fondamentali per ricostruire, no? Per ricostruire, ma anche lì appunto ci fu tantissime anomalie. A novembre del 92 mia sorella chiese al dottore La Barbera conto e ragione dell'agenda. Il dottore La Barbera la prese per pazza, anzi ricordo che il dottore La Barbera il 24 e il 25 luglio fece delle dichiarazioni all'ANSA dicendo che l'agenda rossa non era mai esistita e quantomeno se esisteva era andata distrutta dall'incendio. Non si capisce com'è che la borsa è rimasta integra e invece l'agenda no, ma questa è una delle tante cose che insomma dovrebbero essere chiarite, ma sappiamo benissimo che il dottore La Barbera, oggi considerato come il regista del depistaggio, sì, è morto, non può più parlare. È morto, quindi, come non può più parlare. Quindi tu hai la convinzione, non solo tu, che il depistaggio comincia sul luogo della strage? Sì, questo non lo dico io, ma lo dicono i fatti. Non solo inizia sul luogo della strage, ma è anche evidente che anche la formazione della procura da parte dei
vertici istituzionali e funzionale al depistaggio, perché formare una procura già dalla strage di Capaci retta dal dottore Tinebra, noto massone, dal dottore Petralia, che ha dichiarato al Borsellino Quater di non avere avuto mai prima d'allora esperienza in fatti di mafia, dal dottore Di Matteo, che era un magistrato alle prime armi, che ha comunque accettato di occuparsi delle indagini. Anche la formazione di una procura così fatta, a mio avviso, fa parte di una strategia particolare diretta a far andare le indagini in una certa direzione. Però dobbiamo stare e quindi attenti, allontanandole dobbiamo dalla stare attenti verità. A dare, come dire, responsabilità pesantissime, no? Io sto analizzando dati di fatto. Sì. La procura di Caltanissetta era una procura di inesperti, lo dicono gli stessi magistrati interrogati nei vari processi. Io credo che ci sono così tanti elementi oggettivi da mettere su un piatto che credo che anche un bambino delle scuole elementari potrebbe farsi un'idea di quello che è avvenuto. Caos, elementi di prova spostati, calpestati, l'ideale per chi vuole confondere le acque e far sparire ciò che non deve finire in mano agli investigatori. Il grande depistaggio comincia subito, qui. E per 16 anni servirà a nascondere la verità. Procuratore Di Matteo, possiamo considerare sì. la strage di Via D'Amelio come una sorta di paradigma dei misteri di tutte le stragi che poi vedremo? Sicuramente sì, perché innanzitutto la caratteristica principale di quella strage è data dal fatto che dopo la strage di Capaci tutti prevedevano che il prossimo bersaglio potesse essere Paolo Borsellino, e però la strage è stata fatta. E come ricordavo poco fa rispondendo ad un'altra sua domanda, non tutti in Cosa Nostra erano convinti di farla e di farla in quel momento. No, anzi, cioè, quando uscirono dalla riunione qualcuno disse di Riina, questo è pazzo, ci vuole rovinare. Esattamente. Ma evidentemente, come Riina ha assicurato in quella riunione, ci fu un fattore scatenante che provocò un'accelerazione improvvisa della strage. E questa è la prima anomalia. L'altra, il depistaggio parte un minuto dopo l'esplosione, con la sottrazione dell'agenda rossa, ripetendo un cliché che purtroppo ha riguardato tanti altri omicidi eccellenti: la sparizione delle carte dalla cassaforte della villa che abitava il generale Dalla Chiesa a Palermo subito dopo l'omicidio sì. di Via Carini. Cioè mentre uccidevano Dalla Chiesa facevano, svuotavano la sua cassaforte. Mentre uccidevano Falcone, qualcuno si occupò di manomettere i file del suo computer al Ministero a Roma. Dove si parlava di Gladio. Dove si parlava, tra le altre cose, anche di Gladio. Mentre, ancora, in maniera drammatica, Via D'Amelio era il teatro di quell'assurdo inferno, qualcuno si preoccupava di sottrarre l'agenda rossa dalla borsa di Paolo Borsellino. È come se scattasse... Eccola qua, questa è la borsa, e poi dalla borsa sparisce l'agenda. Esattamente. È come se qualcuno si preoccupasse sempre di controllare se la vittima era in grado di capire o dimostrava di aver capito qualcosa che doveva restare nel campo dell'indicibile. E quando si parla di sottrazione dell'agenda rossa, sulla base dell'esperienza non soltanto di quel processo, ma di tanti processi di mafia, è veramente difficile pensare che la sottrazione possa essere stata opera
di mafiosi. Accanto ai mafiosi hanno agito elementi estranei a Cosa Nostra che si sono preoccupati immediatamente di cancellare eventuali tracce utili a capire quello che aveva provocato l'accelerazione della strage di Borsellino. Potevano essere tanti fattori sui quali non voglio, diciamo, intervenire perché non posso entrare nel merito di indagini che altre procure stanno portando avanti, ma è stato quello l'inizio del depistaggio. E oggi sa quale, mi permetto di dire, è un depistaggio continuo e permanente? Sì. È il fatto di ritenere, di dire, di scrivere, che noi su quella strage non sappiamo nulla, che tutto quello che è stato fatto a Caltanissetta è stato viziato prima di Spatuzza e che quindi nei primi tre processi non si è accertato nulla. Non è vero. Ci sono 24 sentenze di condanna, e non sono poche, che non hanno mai avuto l'ombra del dubbio, che sono passate in giudicato e non sono state revocate ovviamente nemmeno dopo le importantissime dichiarazioni di Spatuzza. Guardi, in questo paese certe volte si ha paura di dire che noi sappiamo troppo delle stragi e si dice che non sappiamo nulla. In realtà sappiamo quel che basta per continuare, per approfondire, per andare avanti. Dire che non si sa nulla non sempre corrisponde alla verità e alcune volte purtroppo è funzionale anche a non andare avanti. Allora io la ringrazio, la saluto e chiedo a Saverio Lodato di rimanere collegato. Tra poco sentiremo sulle questioni delle entità esterne il procuratore Donadio, poi il procuratore Tescaroli, che vedo che ci sta seguendo all'inizio, quindi ha, diciamo, insieme a noi seguito il filo di questo racconto e di questa riflessione che stiamo facendo. Faccio vedere un brevissimo filmato che racconta le tre stragi di Roma, Firenze e Milano che avvengono dopo la cattura di Riina e dopo ovviamente le due stragi di Capaci e Via D'Amelio. Grazie per essere stato con noi, vediamo. Buonasera, non sono passate 24 ore dalla prima bomba, le 23.15, ieri a Milano, in via Palestro, la prima di tre, altre due a Roma, meno di un'ora dopo. Saverio Lodato, allora, ti chiamo in causa, mi senti? Saverio, mi senti? Sì, sì. Ti chiamo in causa. Io sento. Sì, per riprendere il filo del ragionamento che faceva poco fa il procuratore Di Matteo, in attesa, se è pronto, procuratore Donadio, prego, se si vuole sedere. Procuratore Gianfranco Donadio, grazie di essere qui. Buonasera, grazie. Buonasera. A lei. Che è procuratore di Lago Negro. Però nello stesso tempo è consulente della Commissione Antimafia. Per cui diciamo ha lavorato alla stesura della relazione di cui parliamo fra un po', che riguarda le entità esterne nelle stragi di mafia. Saverio Lodato, sulla questione di Via D'Amelio si accendono continuamente polemiche. Io volevo chiederti, da una parte, diciamo, se il senso di quello che ha detto il procuratore Di Matteo, ovvero non è vero che non sappiamo nulla, sappiamo. E poi Matteo Messina Denaro che cosa potrebbe dire su questa strage di Via D'Amelio? Ma intanto
Matteo Messina Denaro potrebbe dire perché Riina decide di accelerare la strage. Io ricordo che una volta, quando intervistai Giovanni Falcone all'Addaura, all'indomani del fallito attentato contro di lui, mi disse una frase chiarissima: quando la mafia decide di uccidere qualcuno e ha deciso luogo, data e modalità, anche se casualmente incontra la vittima in anticipo rispetto a quella data, non entra in azione, perché la mafia si muove in base alle decisioni che prende la sua organizzazione. La strage di Via D'Amelio è una strage in cui indiscutibilmente c'è una forte componente mafiosa, ma comincia a dischiudersi l'orizzonte che poi porterà alle stragi del 93 di cui parlavi tu. In altre parole, mentre nella strage di Falcone, di Capaci, si sente molto di più la presenza della mafia e solo sullo sfondo la presenza dello Stato, di pezzi dello Stato, nella strage di Via D'Amelio si sente molto di più la presenza di entità esterne. Vorrei anche dire che io incontro Paolo Borsellino in quei 57 giorni fra la morte di Falcone e il 19 luglio, in cui invece morirà lui, il 29 giugno, quindi esattamente 20 giorni prima di Via D'Amelio, per caso in aereo, un volo all'Italia, andavamo a Roma, io per motivi del mio lavoro e lui per motivi del suo, mi sedetti accanto a lui, anche se non era il posto che mi spettava, ma per la gentilezza di una hostess quando ancora esisteva l'Alitalia, e io trovai un Paolo Borsellino per niente terrorizzato, ma molto motivato dal punto di vista investigativo. E quando io gli chiesi se poteva, perché questo è l'ingrato lavoro che facciamo noi, anticiparmi qualcosa o farmi capire qualcosa in più della strage di Capaci che si era verificata 40 giorni prima, lui mi disse: no, no, abbia pazienza, a settembre ne avrete di scrivere delle storie di cui io mi sto occupando. Sono le storie che erano nell'agenda rossa, quell'agenda rossa che voi avete fatto vedere in maniera distaccata, riprendendo le testate giornalistiche di allora, che finisce nelle mani del giudice Ayala, che ricorda di averla avuta in mano, ma non ricorda a chi in realtà questa borsa contenente l'agenda rossa finì, perché lui parla di un collega, poi c'è un colonnello dei carabinieri invece che tiene in mano la borsa. Quello abbiamo fatto vedere. Che, come dicevi tu, caro Andrea, ecco, il filo conduttore è quello, parte tutto da lì. Parte dal teatro della strage di Via D'Amelio. Se noi cerchiamo il vero inizio del depistaggio, è da lì che bisogna partire. Matteo Messina Denaro è parte in causa nella strage Borsellino, non è una parte secondaria, perché lui in quel momento è diventato l'operativo di Totò Riina, l'operativo di Totò Riina che viene mandato, come dicevamo anche qui prima, a Roma per fare i sopralluoghi per ammazzare Falcone, quindi aveva un rango militare molto forte, perché Riina, come dicevano spesso i pentiti e diceva lui stesso, se l'era cresciuto tenendolo in braccio. Sì. Quindi Matteo prego. No, se lo teneva sulle ginocchia. Fammi dire una cosa, perché diciamo poi queste stragi ci fanno dimenticare le vittime. Nella strage di Via dei Giorgofili, tra le altre vittime, c'è la famiglia Nencioni. Marito, moglie e due bambini, Nadia di 9 anni e Caterina di 50 giorni. A Nadia piaceva molto scrivere poesie come questa, che dice: il pomeriggio se ne va, il tramonto si avvicina, un momento stupendo, il sole sta andando via, sta andando a letto, è già sera e tutto è finito. Questa poesia si intitola Tramonto, e tramonto
è il nome che i carabinieri hanno dato all'operazione che ha portato lunedì all'arresto di Matteo Messina Denaro. Faccio anche a te una domanda. Si dice che in questo momento c'è chi sta tremando all'idea che vengano trovate le carte che aveva Matteo Messina Denaro da 30 anni a questa parte. Perché, secondo te? Perché le carte del covo di urina non sono mai state trovate, perché inopinatamente non venne mai perquisito per 20 giorni il covo di urina. Questo è il punto. E quindi noi abbiamo un passaggio di consegne di quella documentazione, di quell'archivio di Cosa Nostra, prima a Bernardo Provenzano, che rimarrà in immersione per 10 anni, e poi a Matteo Messina Denaro. E attenzione, noi siamo oggi di fronte a una sentenza d'appello sul processo trattativa Stato-mafia, che è paradossale. Perché nell'assolvere i 3 carabinieri imputati al processo per intelligenza, diciamo, con il nemico mafioso, la Corte serenamente dice e scrive: è come se c'è stata la trattativa. La trattativa c'è stata, ma è stata una trattativa a fin di bene fatta dai carabinieri del Rosse di allora, quindi allora guidato dal generale Mori, il quale decise che facesse parte di un accordo di pacificazione non mettere le mani su quell'incartamento e successivamente di continuare a garantire la latitanza di Provenzano. Ecco perché si spiegano i 30 anni. Nei 30 anni noi abbiamo assistito al pagamento di questo accordo che porta alla consegna di Riina da una parte, all'impunità di Provenzano per altri 10 anni dall'altra. Vorrei precisare che Provenzano è stato latitante per 45 anni, non per 30 o per 25, per 45, e anche lui venne trovato in un casolare a 500 metri di distanza dalla sua casa di Corleone. Quindi, per dire che tutto torna, tutto si ripete. Gli arresti dei latitanti si assomigliano tutti, sono i dettagli che fanno la differenza, perché quando vengono presi tutti a casa loro. E mettiamoci l'agenda rossa di Paolo Borsellino, mettiamoci, come diceva Di Matteo, le parti mai rese note del diario di Falcone. E Antonino Caponnetto raccontava che Falcone teneva memoria nel suo database di tutto quello che accadeva. Invece ne vennero pubblicate 3 paginette dopo la sua morte. Quindi non doveva rimanere rapporto scritto del rapporto che da 150 anni ha visto la mafia agire come braccio armato dello Stato, in base a quella definizione letteraria molto bella che ha dato stasera il dottore Scarpinato citando Balzac. Una cosa è la verità ufficiale e una cosa invece è quella che porta alla verità reale, che sono patti osceni ed è l'oscenità di questa storia. E non dimentichiamo, per concludere su questo punto, che noi scopriamo anni dopo la morte che Arnaldo La Barbera, che guidava l'intelligence per indagare sulla strage di via D'Amelio, era un membro coperto del servizio segreto civile italiano. Ma non solo, quindi, secondo alcuni pentiti di mafia, alcuni collaboratori di giustizia, era addirittura il libro paga di Cosa Nostra. Ma adesso ci arriviamo. Grazie a Saverio Lodato, il patto sporco e il silenzio. Procuratore Donadio, devo dare la pubblicità, ma prima le voglio fare una domanda, non so se riesce a rispondermi con una certa, sintesi. Perché lei definisce le stragi nel continente, cioè Roma, Firenze e Milano, delle stragi ibride? Perché a fianco agli uomini di Cosa Nostra hanno agito altre persone, altri soggetti, altre entità non appartenenti a Cosa Nostra. E allora su questo adesso dobbiamo andare a fondo. Pubblicità e torniamo fra poco, non è mica finita la storia che stiamo raccontando.
Procuratore Donadio, tra poco facciamo entrare anche il procuratore Luca Tescaroli. Stiamo parlando dell'ultimo stragista del gruppo dei Corleonesi, di Cosa Nostra. Non potevamo non chiedere anche al procuratore Tescaroli, che ha in mano le indagini sulle stragi, di essere presente con noi. Io le voglio chiedere subito una cosa. Prima parlava di queste stragi ibride, definendole stragi in cui non si rileva solo la presenza di Cosa Nostra, ma anche la presenza di entità esterne. E fino a che punto siete riusciti con il comitato della Commissione Antimafia a circoscrivere e quindi individuare queste presenze? Siamo stati avvantaggiati da una circostanza pacifica. La strage di Milano, quella di Via Palestro, ha una particolarità: esplode una 1 piena di materiale che deflagra, e anche lì ci sono morti, ma prima di questa esplosione viene vista scendere dalla Fiat 1 una donna bionda. Questo elemento femminile poi si rileva anche a Via dei Giorgofili, ma vado avanti con Via Palestro, mi scusi. Questo è stato l'incipit e ha indotto il comitato, che si occupava prevalentemente di Giorgofili, di andare a rivedere l'ipotesi di presenze esterne, addirittura di donne. Siamo nel 1993, non si ha notizia di donne di mafia in armi o con una capacità militare. Salvo, se non ricordo male, a Capaci il ritrovamento di guanti da donna, o sbaglio? In realtà sono guanti chirurgici al cui interno vengono trovate tracce di DNA femminile. Ecco, ricordavo bene. Invece il comitato comincia questo lavoro esplorativo, che è molto ampio, si tratta di processi estesi, ma amplia la ricerca agli archivi dei giornali, agli archivi delle forze di polizia, agli archivi dei servizi segreti. Ed emerge una prima circostanza estremamente interessante. I carabinieri, due giorni dopo l'esplosione di Via dei Giorgofili, ricordiamolo, la notte del 27 maggio del 1993, incontrano il portiere di un condominio che veramente riferisce spontaneamente, lui che... C'è l'identikit qua di questa donna. Eccola qui. Il quale racconta una storia che a prima vista è una storia fragile. E cioè? Dice che intorno alle 23.30, l'esplosione è 0.40. Sì. Quindi un'ora prima? All'incirca un'ora prima, dinanzi a questo condominio, vede comparire tre automobili, un fiorino, una macchina che descrive genericamente come una piccola berlina di colore blu dell'aviazione, dice, sì. E infine una Mercedes. Nel raccontare questa scena, precisa di ricordare il trasferimento di un pesantissimo borsone e ordini impartiti a questo gruppo che agisce in Via dei Bardi, più o meno una decina di minuti da Via dei Giorgofili, una persona che impartisce degli ordini che è una donna. I carabinieri fanno incontrare questo testimone con i loro specialisti e viene fuori quello che lei ora ha indicato, questo fotofit fatto con la metodologia dell'epoca. Devo precisare che non è l'unico fotofit della donna. Credo che ne abbiamo forse qualcun altro, adesso vediamo. Anche la polizia, a sua volta, parlando con questo portiere, riesce a costruire un'altra immagine. Quello che ci colpisce molto è che nella prima, questa del caschetto, nella seconda, quella preparata dalla polizia scientifica, vengono divulgate. Eppure i giornali di Firenze, ma anche i giornali nazionali, in quei giorni pubblicarono praticamente tutti gli identikit maggiormente interessanti. Qui ce n'è un altro. Questa è quella della polizia. E
E quindi, insomma, si tratta ora di ricostruire questo frammento che non ha avuto fortuna processuale. Sì. Pertanto il comitato sente prima il maresciallo dei carabinieri, sì, poi sente il fotosegnalatore dei carabinieri, ed è chiaro che tutto quello che si legge in questi verbali è molto preciso e accurato. Infine, il testimone. E l'esame di questo testimone ha una singolarità, si conclude con una battuta che dà il senso del, cioè, problema. Il testimone dice: perché mi avete sentito 30 anni dopo? Ecco. In realtà il vero problema di questa rappresentazione della presenza femminile è che colloca la scena intorno alle 23:30, ma nel processo, la verità del processo segnala l'allontanamento del Fiorino dal luogo dove era tenuto, sì, parato. Fiorino dove c'era l'esplosivo. Pieno di esplosivo. Sì. Quanti chili? 140. La verità è che l'allontanamento del Fiorino da Prato avviene, secondo il collaboratore che ne parla, Vincenzo Ferro, un medico, sì, di Alcamo, sì, vicino a Matteo Messina Denaro. Avviene poco prima della mezzanotte. Questo primo ostacolo, dottore Purgatori, rende arduo lo sviluppo del lavoro, perché noi dobbiamo coprire una fascia oraria, appare incompatibile e quindi non particolarmente apprezzabile la testimonianza di Via De Bardi. Però accadono delle novità molto importanti. E cioè, in maniera sintetica, quali? Innanzitutto l'esplosivo. I periti hanno dimostrato che quell'enorme cratere di Via dei Giorgofili, il, sì, più grande attentato, è largo 5 metri, è stato determinato dallo scoppio di 250 chili esplosivo. Quello ricordavo, 250 chili. Che è una cosa completamente diversa dai 140 chili di cui ci hanno parlato in commissione, sì, le persone ascoltate. Ma all'interno di questa potentissima carica vi era una larghissima presenza di esplosivo ad alto potenziale, cioè di esplosivo militare, sì, che è diverso ovviamente dal tritolo. Nelle macchine dei mafiosi, adoperate dai mafiosi in Sicilia, in Firenze, non c'è traccia di esplosivo diverso dal tritolo. Quindi? Quindi? Torna alla mente il passaggio del borsone, l'ipotesi del rafforzamento del contenuto del Fiorino. Ma abbiamo comunque il problema principale, quello degli orari. Certo. Senta, le posso fare una domanda? Si è detto, a proposito di entità esterne, che Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale, fosse a Firenze. È una cosa che voi avete indagato, accertato? E negli atti del processo. Mm. Negli atti del processo vi è la testimonianza di un passeggero che scende un giorno prima, se non vado errato, del 27 alla stazione di Santa Maria Novella e vede discendere assieme a lui una persona che riconosce senza ombra di dubbio in Stefano Delle Chiaie. Mm. È una circostanza già negli atti, già dal tempo in cui venne celebrato il primo processo. Senta, adesso a proposito di entità esterne, no, tanto per capire quali erano i passaggi, e poi entrerà anche il procuratore Tescaroli a parlare con noi, quali erano, diciamo, le commistioni tra Cosa Nostra e alcuni uomini delle istituzioni. Io vi faccio vedere che cosa è venuto fuori dall'indagine sul cosiddetto vicolo delle stragi di Palermo. Vediamo insieme. Budello cieco alle mie spalle si chiama via Pipitone, vicolo Pipitone, che è incastonato tra casette basse di due piani, tra i cantieri navali e una delle ville dei Florio, che poi è diventata uno degli alberghi più prestigiosi di Palermo. Era, diciamo, il regno della famiglia che governava l'Acqua Santa.
qui, in questo vicolo, si sono riuniti per almeno due decenni i maggiori esponenti di Cosa Nostra. E quando dico i maggiori esponenti penso a Provenzano, penso a Riina, penso a Nino Madonia. In fondo a questo vicolo si sono decise le sorti di decine di uomini, ma si sono decise anche le stragi e gli omicidi più eccellenti che hanno insanguinato Palermo. Pensate che qui, in questo vicolo che incarna la commistione che c'era tra mafia e poteri dei deviati delle istituzioni del nostro paese, per proteggere le riunioni che venivano fatte, si posizionava una camionetta oppure una macchina dei carabinieri che era guidata da un maresciallo che si chiamava Salsano. Questo maresciallo, che era libropaga della famiglia Galatolo dell'Acqua Santa, garantiva la tranquillità, il riserbo che doveva esserci quando si riunivano i vertici di Cosa Nostra. Andiamo a vedere. Buonasera. Entrare qui era facile, molte volte non si riusciva a uscire però, perché molti uomini d'onore che venivano reputati traditori, poi in fondo, dove c'era questa cosiddetta casetta dove avvenivano le riunioni, venivano anche eliminati. Vedete che in fondo c'è un muro, da qua non si poteva soltanto entrare. Qui molti collaboratori di giustizia hanno raccontato di aver visto, insieme agli uomini di Cosa Nostra che si riunivano, anche alcuni esponenti della polizia e dei servizi segreti deviati. In particolare i collaboratori di giustizia hanno fatto i nomi di Bruno Contrada, che è stato il capo della squadra mobile di Palermo e che poi è diventato un uomo del SIS, del servizio segreto. Hanno parlato di Arnaldo La Barbera, che è stato capo della mobile e questore di Palermo, l'uomo che ha gestito il depistaggio scarantino che ha inquinato l'indagine per la strage di Via D'Amelio, e anche faccia da mostro, cioè Giovanni Aiello. Di Giovanni Aiello hanno parlato circa, penso, 7-8 collaboratori di giustizia, come un personaggio che partecipava a dei summit mafiosi in alcune occasioni, unitamente ad altri esponenti dei servizi, insieme a Madonia. Un personaggio che aveva un particolare inestetismo al viso, ex poliziotto calabrese. C'era la faccia sfregiata. Esatto, ex poliziotto calabrese, esponente dei servizi segreti. Spesso venivano qui, secondo i collaboratori di giustizia, Contrada e Aiello, entrando separatamente, uno da destra e uno da sinistra, per andare in questa casetta dove Nino Madonia li accoglieva con una stretta di mano. Per avere un'idea dell'importanza di Antonino Madonia, basta considerare che alcuni collaboratori ci hanno detto che persino Salvatore Riina aveva paura di Antonino Madonia, e che in occasione di un pranzo a cui erano presenti tutti i vertici della mafia lasciò ad Antonino Madonia il posto di capotavola. Questa era la casetta, la cosiddetta casetta. Qui dentro dietro queste due porte di ferro si riunivano gli uomini di Cosa Nostra. Qui decidevano l'uccisione del giudice Chinnici, l'uccisione del prefetto Dalla Chiesa, il fallito attentato della Daura. E insomma, questo era un posto che per 20 anni ha segnato
tutte le azioni di Cosa Nostra. Una storia tutta da riscrivere, se è vero che le indagini sul fallito attentato della Daura contro il giudice Falcone. Ma questo è anche il luogo della commistione tra mafia e pezzi deviati dello Stato. Il covo di via Pipitone, che era dove si riunivano i vertici e che era frequentato dal Gotha di Cosa Nostra, tra cui Salvatore Riina, Provenzano ed altri, e da dove partivano le squadre dei killer, era, come dire, un paradigma del rapporto tra alti vertici della mafia ed apparati deviati. Attenzione, perché c'è un altro particolare molto interessante. All'ingresso di questo vicolo spesso arrivavano in motocicletta, separatamente e a volte insieme, due agenti di polizia, Nino Agostino ed Emanuele Piazza. Entrambi sono stati uccisi e sono stati uccisi perché, per motivi diversi, del giovane Nino Agostino, ammazzato insieme alla moglie che aspettava un bambino ormai da 2 mesi, si diceva che era un informatore di Giovanni Falcone, però la mafia fino a un certo punto credette che Nino Agostino fosse un suo informatore. In realtà, da quello che sembra, almeno dalle indagini in corso, Agostino faceva un doppio gioco, cioè dava informazioni false alla mafia, ma ne prendeva altre importanti che dava a Falcone, al punto che Falcone, il giorno dei suoi funerali, disse: lui mi ha salvato la vita. Cosa succede? Che mi chiamano a me verso l'una, così di notte, e mi portano alla squadra mobile. Da chi? E lì trovo Arnaldo La Barbera. Ecco. E lui, questo Arnaldo La Barbera, mi fa l'interrogazione. Se lei non mi dice quello che sa, io lo arresto. A me. Mi mette in galera. Mio figlio al cimitero di Cari. Quello che mi interroga, questo vegliacco, se non ci dicevo quello che sapevo del mio figlio, lui mi arrestava. Se lascia immaginare. Emanuele Piazza è un altro poliziotto che a un certo punto lasciò la polizia perché gli era stato chiesto qualcosa che non se la sentiva di fare. 6 anni prima di essere ucciso lui se ne va dalla polizia. È vero che suo padre ha fatto mettere a verbale di avere saputo che Emanuele aveva deciso di lasciare la polizia perché gli avevano chiesto di commettere un omicidio? Sì, questo lo dice mio padre. Lo dice anche un amico di mio padre che lo ha preso direttamente da Emanuele, che era Salvatore Parlagreco. Gli avevamo proposto di uccidere un certo Zazza, un camorrista. Zazza è Michele Zazza, che era camorrista, nemico giurato di Cutolo, ma anche uomo d'onore di Cosa Nostra. Personaggio, diciamo, pesante. Chi gli aveva chiesto di uccidere Zazza? Questo ovviamente è stato dall'interno della polizia, però fatto sta, infatti lui se ne andò e basta, da che era poliziotto sbirro convinto, di colpo si, come dire, ebbe questa crisi e lasciò il corpo di polizia. Perché entrambi, pur essendo ufficialmente dei poliziotti, in realtà erano stati reclutati da questa struttura segreta che faceva riferimento ai servizi, e ad entrambi era stata data una lista dei latitanti di Cosa Nostra con accanto ad ogni nome la taglia, un po' come nel Far West, cioè se tu arresti Riina avrai tot milioni, se arresti Provenzano avrai tot milioni e via dicendo.
Quindi diciamo loro venivano qui perché sapevano che qui si riuniva il vertice di Cosa Nostra e speravano di poter catturare uno di questi latitanti, naturalmente su input dei servizi segreti. Qui a un certo punto ci fu una specie di faida interna alla mafia e fu immediatamente dopo il fallito attentato della Daura, perché Angelo Galatolo, che era stato incaricato di andare a mettere la borsa con l'esplosivo che avrebbe dovuto uccidere Falcone mentre andava a fare il bagno nella villa che aveva affittato al mare per l'estate, si spaventò per quello che doveva fare. Lui sostenne che la paura gli era venuta quando aveva riconosciuto Nino Agostino, uno dei due poliziotti che venivano qui molto spesso a controllare quello che succedeva e anche a cercare dei latitanti, e quindi scappando gli era sfuggito il telecomando. La cosa interessante è che Angelo Galatolo, in virtù di questo attentato che avrebbe dovuto compiere, sarebbe stato premiato con l'ingresso ufficiale in Cosa Nostra, sarebbe diventato un uomo d'onore. Ma dopo il fallito attentato, che fu per Cosa Nostra e soprattutto per Nino Madonia uno smacco incredibile, beh, insomma, creò un problema all'interno della famiglia Galatolo e Nino Madonia disse: questo uomo d'onore non diventerà mai. Procuratore Donadio, mentre vi chiedo di collegarmi il procuratore Tescaroli, attraverso diciamo l'indagine che avete fatto nella commissione, quante volte è uscito fuori il nome di Matteo Messina Denaro? Matteo Messina Denaro è la persona che raduna i quattro siciliani che stanno per partire alla volta di, per andare a Firenze con il treno, e distribuisce le istruzioni. Addirittura ci sono dei dépliant su un tavolo, è lui che organizza la spedizione, è lui che comanda la spedizione. Ovviamente accanto a lui ci sono i Graviano e a questo gruppo di quattro... Filippo Giuseppe, sì. Di quattro mafiosi non di alto rango, devo aggiungere, che vanno a Firenze, più precisamente a Prato, si aggiunge un altro personaggio, è questo medico di Alcamo, che arriva anch'egli a Prato perché è il nipote di un tale Messana, il soggetto che ha messo a disposizione la sua piccola villa per dare ospitalità e realizzare la base logistica dei siciliani. Procuratore Tescaroli, allora lei ha avuto una pazienza infinita a seguirci fino adesso. Buonasera, anzi quasi buonanotte si può dire. Buonanotte a lei, dottor Purgatori. Senta, procuratore, io non potevo ovviamente non invitarla perché lei ha in mano le inchieste sulle stragi e quindi io la prima cosa che le devo chiedere è come ha preso questo arresto di Matteo Messina Denaro e cosa si aspetta. Ha preso questa notizia in termini molto positivi perché si è trattato di un risultato straordinario da parte dello Stato. L'arresto di un latitante lo è sempre e lo è in particolar modo in questo caso, perché Matteo Messina Denaro è un mafioso sanguinario che si è dimostrato con sentenze passate in giudicato essere stato mandante e organizzatore
degli 7 episodi stragisti che si sono consumati nel biennio 93-94, stragi che si collocano e che hanno assunto una dimensione politica. E un risultato estremamente importante che è punto di arrivo di molti altri risultati significativi che sono stati ottenuti dopo la campagna stragista di Cosa Nostra del triennio 92-94. Ed è particolarmente importante, e l'ho così inteso, perché consente di dimostrare che lo Stato c'è, che i cittadini possono avere fiducia e abbracciare lo Stato, che si è dimostrato più forte di Cosa Nostra, più forte anche dell'ultimo padrino, dell'ultimo feroce corleonese che tante morti innocenti ha provocato. Sì. E un arresto che è avvenuto proprio in Sicilia, dove Matteo Messina Denaro esercitava il suo potere, lo ha fatto durante la stagione stragista e lo ha proseguito anche nella fase successiva, perché gli ha consentito anche di traghettare l'organizzazione Cosa Nostra dalla fase stragista di attacco al cuore dello Stato anche alla fase successiva, caratterizzata dall'inabissamento e dalla capacità di continuare le attività criminose con vocazione lucrogenetica anche nei 30 anni successivi. Senta, procuratore, glielo devo chiedere, cosa intende quando dice che quelle stragi hanno avuto una dimensione politica? Beh, sono stragi di natura terroristico-eversiva che hanno inciso sugli equilibri politici e hanno condizionato l'evoluzione della democrazia e hanno accompagnato l'avvicendarsi di più governi che si sono succeduti, hanno colpito lo Stato, e sono stragi che si sono mosse nel quadro di trattative che sono state avviate da esponenti delle istituzioni che hanno cercato di raggiungere accordi e intese con i boss mafiosi mentre gli stessi stavano realizzando stragi e uccidendo persone innocenti, come le due giovani ragazze, le due sorelle Nencioni, che sono morte all'età di 9 anni e, come lei stesso ha ricordato, 50 giorni. A 50 giorni di vita. Sì. Senta, procuratore, immagino che lei dovrà interrogarlo, Matteo Messina Denaro. È una decisione che stiamo valutando assieme al collega Luca Turco, con me assegnatario del procedimento, e con gli altri magistrati che si occupano di vicende collegate alle stragi del 93 e del 94. Senta, se io azzardo a dire che Matteo Messina Denaro è in qualche modo l'anello di congiunzione nella responsabilità di quelle stragi tra Cosa Nostra e le entità esterne, dico una cosa errata? Guardi, io da magistrato posso dirle questo, che noi possiamo affermare solo ciò che si può e che si è dimostrato con sentenze passate in giudicato. Sono state emessi 3 verdetti della Corte di Cassazione che hanno dimostrato la penale responsabilità di 34 imputati, e fra questi Matteo Messina Denaro. Se Matteo Messina Denaro sia stato l'anello di congiunzioni con altre responsabilità, questo io non lo posso dire. Posso dire che è possibile, ma solo gli esiti delle investigazioni suffragate da sentenze passate in giudicato potranno dare delle risposte, e io non posso fare predizioni nella veste in cui mi muovo.
Certo. Senta, rimanga lì, la prego ancora di avere pazienza, perché credo che sia importante diciamo ricordare che Giovanni Falcone, dopo il fallito attentato della Daura nella fine degli anni 80, a un certo punto, incontrando proprio Saverio Lodato, parlò delle famose menti raffinatissime, e sicuramente non si riferiva a menti raffinatissime, diciamo, che facevano parte di Cosa Nostra. Vorrei che riguardassimo insieme questo pezzo di ricostruzione che riguarda proprio quell'attentato e tutte le voci che ne sono seguite, alcune delle quali addirittura addebitavano allo stesso Falcone quel tentativo di far esplodere quei candelotti che erano stati messi sulla scogliera davanti alla sua casa estiva. Vediamolo insieme. Questa alle mie spalle è la scogliera della Daura, pochi chilometri da Palermo, e questa casa bianca dove c'è quell'agave vicino al cancello è la casa che Giovanni Falcone aveva affittato nell'estate del 1989. La mattina del 21 giugno di quell'anno gli agenti della scorta di Falcone vedono una borsa che sta sull'ascesa a mare, lì praticamente su quella piattaforma che sta sopra l'acqua. Vanno a vedere cosa c'è dentro e la borsa era piena di una cinquantina di candelotti di esplosivo. La borsa verrà fatta saltare poche ore dopo la scoperta, distruggendo in quel momento le prove che potevano portare agli autori di quel fallito attentato, anche se poi le indagini successivamente, anche grazie alle testimonianze di molti collaboratori di giustizia, chiariranno che l'attentato era stato organizzato da Nino Madonia su input di Salvatore Riina, perché volevano liberarsi di Falcone. Saverio Lodato, perché questo attentato fallito della Daura è così importante? Che cosa segna nella storia di Falcone? Questo attentato della Daura, e direi anche la villa che noi abbiamo alle nostre spalle, questo simbolo triste della storia palermitana, sono doppiamente simbolici. Intanto segnano il punto più alto dell'isolamento di Giovanni Falcone all'interno del mondo dell'antimafia, già 3 anni prima di quando poi sarebbe stato assassinato a Capaci nel 1992. Ma è simbolica perché per la prima volta dimostra la fallibilità di un attentato organizzato da mani mafiose. Ma oserei dire che c'è un terzo livello simbolico che avremmo tutti capito anni dopo, e cioè? Ma che Giovanni Falcone capì quel giorno. Giovanni Falcone capì che ormai era finita la favoletta della mafia che a Palermo, in Sicilia, da 30, 50, 100 anni organizzava tutto da sola. Tant'è vero che tu, qualche giorno dopo l'attentato, vieni qui a intervistarlo, ed è la famosa intervista in cui lui parla delle menti raffinatissime. Lo vengo a trovare quasi su sua sollecitazione, perché quell'isolamento che precedeva il suo agguato alla Daura avrà un'ulteriore sottolineatura, ovviamente, e Falcone ci teneva a dire una cosa, che aveva capito che dietro la mafia c'erano delle menti raffinatissime che guidavano e comunque concordavano in perfetta sintonia obiettivi, scopi, tattiche e strategie. E a chi si riferiva? Della stessa mafia. In quell'occasione lui mi fece un nome che io ho avuto già modo di fare, quindi
non c'è niente di sconvolgente in questo. Lui fece il nome di Bruno Contrada, uno dei massimi dirigenti del servizio segreto civile. Il dottor Contrada, come è noto, ha avuto modo di ritornare su questa mia dichiarazione e su questo mio ricordo, precisando molto correttamente che lui non poteva sapere se Falcone me l'avesse detto o meno, ma volendo anche aggiungere che lui non riteneva di appartenere al novero delle menti raffinatissime alle quali faceva riferimento Falcone. Questo è il paese felice in cui se ti si pone una bomba sotto casa e la bomba per fortuna non esplode, la colpa è tua che non l'hai fatta esplodere. In quei mesi, in quel periodo, Falcone riteneva che ci fossero anche altre persone che facevano parte delle istituzioni e dei corpi dello Stato che marciavano, diciamo, seguendo un percorso diverso da quello che voleva invece seguire lui. Allora, il giorno stesso dell'agguato alla Daura, a Palermo partì un fortissimo tantan per dire che eravamo di fronte ad un attentato finto, che questo attentato se l'era organizzato Giovanni Falcone in preda al suo protagonismo per poterlo sventare e raggiungere così il culmine della sua celebrità. Tempo dopo il 1989, io ebbi modo di chiedere a Giovanni Falcone un giudizio su alcuni dei massimi rappresentanti della lotta alla mafia a Palermo. E anche in quell'occasione Giovanni Falcone fu tranchant. Erano arrivati, parlo dell'88, il nuovo capo della squadra mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera, e si era insediato da qualche mese il nuovo alto commissario Domenico Sica. La Barbera, che poi sarà quello che gestisce il depistaggio sulla strage di Via D'Amelio. Sarà l'autore principale, il regista e l'esecutore principale della creazione del finto pentito Scarantino. Si saprà dopo che era appartenente ai servizi segreti, si saprà dopo che era al libro paga di Cosa Nostra. Tutto questo allora non si sapeva. Giovanni Falcone però, di fronte a questi due nomi, Sica e La Barbera, mi disse testualmente: sono venuti a Palermo per fottermi. Possiamo dire che il giorno del fallito attentato è l'inizio dell'agonia di Falcone? Certamente, ma è anche l'inizio del tramonto della favola che Cosa Nostra facesse o potesse fare tutto da sola. Era da quel momento in avanti, sarà sempre più chiaro che Cosa Nostra era il braccio armato, il braccio militare di pezzi deviati dello Stato, dei nostri servizi segreti, delle istituzioni, di pezzi della massoneria, di pezzi di un'imprenditoria anche siciliana collusa. e non solo siciliana. Questo blocco di potere per la prima volta viene in qualche modo svelato dall'attentato alla Daura, perché Falcone capisce che non è solo la mafia. Lei ha detto: il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo sì. Significa che non ha paura? L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio e incoscienza. La borsa con l'esplosivo che doveva uccidere Giovanni Falcone era stata lasciata qui, insieme a una muta da sube e a una maglietta. La maglietta sarebbe stata fondamentale poi, perché attraverso le tracce del DNA si sarebbe potuti risalire all'uomo che l'aveva portata, cioè Angelo Galatolo, della famiglia Galatolo. E qui ci sono però due versioni contrapposte. La prima versione parla del 20 di giugno. Galatolo sarebbe arrivato qui con la muta da sub, fingendo di fare la pesca subacquea, avrebbe lasciato la borsa qui per poi aspettare Falcone la sera o la mattina dopo, perché si presupponeva che avrebbe fatto un bagno. Per fare il bagno doveva passare accanto alla borsa. La seconda versione invece
è che Galatolo dice che Galatolo ha lasciato la borsa la mattina del 21 giugno, quando la scorta di Falcone l'ha trovata. Questo è stato un classico caso di fallimento di un'operazione di Cosa Nostra che ha comportato all'interno dell'organizzazione non solo un dibattito, ma anche una serie di accuse, uno scambio di accuse, perché Nino Madonia, che aveva organizzato l'attentato, ha accusato Angelo Galatolo di essersi spaventato e di avere gettato il telecomando a mare, mentre Angelo Galatolo sostiene di avere perso il telecomando mentre stava cercando di scappare, perché aveva visto l'agente Nino Agostino insieme a Emanuele Piazza. Nella prima versione l'ipotesi è che Nino Agostino e Emanuele Piazza fossero anche loro vestiti da sub, cosa che facevano spesso, andavano a pesca subacquea, e sarebbero arrivati qui per controllare la casa di Falcone e avrebbero visto Angelo Galatolo. Nella seconda ipotesi invece Nino Agostino e Piazza non ci sono, perché è stato accertato che quella mattina non erano tra i militari, la scorta di Falcone, che poi trovò la borsa. Come si comportò la stampa, l'informazione, dopo la scoperta della borsa e quindi dell'attentato fallito a Falcone? Il fatto stesso che a 32 anni di distanza non abbiamo ancora la certezza sul giorno esatto in cui dovesse accadere l'agguato, se cioè doveva accadere il giorno della scoperta del tritolo, quando in questa villa erano presenti anche ospiti di Giovanni Falcone, la dottoressa Carla Dal Ponte e il giudice Lehmann, che venivano dalla Svizzera per incontrare Falcone, o fosse accaduto il giorno prima, ci dice quanto sia stata difficile individuare questa verità. Come si comportò la stampa? Eravamo affezionati ad una narrazione comoda, che la mafia facesse tutto da sola, non prendesse input da nessuno, anche se l'agguato alla Daura aveva dimostrato esattamente il contrario. Falcone, ancora in vita, poco prima dell'agguato poi che culminerà a Capaci con l'autobomba, viene accusato da moltissimi giornali e televisioni di essere stato colui che aveva richiamato Tommaso Buscetta, che in quel momento era sotto protezione in America, per farlo venire clandestinamente a Palermo, armandogli la mano e per fargli uccidere i corleonesi che stavano sterminando la vecchia mafia di allora. È una storia di molti depistaggi. Se parliamo di depistaggio, questa villa qui, la Daura, è la sede, l'atto di nascita della grande madre di tutti i depistaggi che poi sarebbero venuti negli anni a venire con le stragi di Capaci, per non aprire il discorso su quella di Via D'Amelio. Procuratore Tescaroli, a proposito di menti raffinatissime di cui parlò Falcone, che cosa abbiamo perso con la mancata perquisizione a casa di Totò Riina e che cosa speriamo guadagniamo con l'arresto di Matteo Messina Denaro e la scoperta di questi suoi rifugi, almeno gli ultimi? La mancata improvvida perquisizione del covo di Riina ci ha fatto perdere le informazioni, la documentazione, l'archivio prezioso che ci doveva attendere il capo dell'organizzazione conservasse e custodisse gelosamente con sé. Speriamo che le attività che sono in corso nei confronti di Matteo Messina Denaro ci consentano di recuperare quella documentazione, quelle informazioni così preziose
e che ci consentano di ottenere dati e informazioni utili per cercare di dare le risposte ai quesiti che sono ancora aperti in ordine allo stragismo degli anni 90 che ha così profondamente inciso sulla nostra democrazia. Potrebbe anche aversi la possibilità di individuare anche la rete delle protezioni ai vari livelli che hanno consentito al latitante di sottrarsi agli incessanti sforzi degli inquirenti e degli investigatori che per un trentennio hanno cercato di arrestarlo. E i covi sono normalmente tesori di notizie e possono offrire anche la possibilità di ricostruire mappe aggiornate della struttura organizzativa e le reti di relazioni e gli uomini che ancora operano e che tengono le redini dell'organizzazione. Procuratore Donadio, lei si è, diciamo, c'ha una spiegazione su questi 30 anni di latitanza di Matteo Messina Denaro nel momento in cui scopriamo che tutto sommato stava a casa sua? Le latitanze lunghissime sono state numerose, e questa di Matteo Messina Denaro... Ma in tempi in cui non avevamo proprio tutti gli strumenti per poter... È una latitanza anomala, perché come hanno dimostrato le indagini sulla rete dei fiancheggiatori, più volte si stava per giungere a Matteo Messina Denaro e più volte è scattato un meccanismo di salvezza. Questo era successo anche per altri. Ma con Matteo Messina Denaro c'è un motivo in più. Matteo Messina Denaro è l'ultimamente dei grandi segreti della commissione tra Cosa Nostra e ambienti eversivi. E non è poco. Quello che racconta la storia del covo di Riina, di via Bernini, è che un grande capo di Cosa Nostra, Riina, aveva un tesoro costituito da informazioni. Cosa Nostra è una entità multiforme, ma è anche a titolare di un tesoro di intelligence. Certo. Senta, che vende e scambia. Eh sì. Senta, faccio sentire entrambi, poi vi faccio un'ultima domanda. Faccio sentire questi pochi minuti in cui l'ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato sintetizza un po', diciamo, molte delle cose che ci siamo detti questa sera. Sentiamo insieme. Questo intreccio tra Cosa Nostra e pezzi deviati delle istituzioni, che cosa ci racconta di nuovo rispetto a quello che sapevamo? Beh, ci racconta quello che Giovanni Falcone cercò di dire alla nazione con parole criptate quando, subito l'attentato alla Daura, disse: ci sono menti raffinatissime. Lui aveva capito, lui sapeva, ma non poteva dire qualcosa che appariva indicibile, incomprensibile. E ancora oggi, dopo tanti anni e dopo tanti processi che hanno portato anche sentenze definitive di esponenti importantissimi delle istituzioni, dei vertici della polizia, c'è ancora chi stenta a credere che la storia della mafia non sia soltanto una storia di Riina e di Provenzano. La mafia è stata uno dei bracci armati di cui settori deviati delle istituzioni si sono avvalsi per quelle che gli americani chiamano le deep operation, cioè operazioni sporche. Vorrei ricordare tra i tanti una drammatica conversazione tra la moglie del collaboratore di giustizia di Matteo col marito poco dopo che il loro figlio Giuseppe era stato rapito. E sciolto poi nell'acido. E poi sciolto nell'acido. La donna dice al marito: ricordati che abbiamo un altro figlio, non devi mai parlare degli infiltrati della polizia nella strage. E vorrei ricordare che uno dei misteri della strage via D'Amelio è che pochi minuti dopo l'esplosione alcuni uomini dei servizi furono visti aggirarsi intorno alla macchina di Paolo Borsellino, che sparì. L'agenda rossa di Paolo Borsellino e ancora altri episodi, come il fatto che Riina decise di anticipare l'esecuzione della strage via D'Amelio e agganci a Cangemi che gli chiedevano spiegazioni
per un'anticipazione che era assolutamente controproducente per gli interessi di Cosa Nostra, disse che non poteva rivelare i motivi, che assumeva lui la responsabilità. Noi abbiamo una storia della Repubblica Italiana che viene tenuta a battesimo da una strage politico-mafiosa, la strage di Portella della Ginestra, che è un esempio di depistaggio, come tutti sanno, e in cui colui che voleva rivelare chi c'era dietro quelle stragi viene avvelenato in carcere. Gaspare Pisciotta. Si conclude con due stragi ancora politico-mafiose e con quelle del continente del 1993. E in mezzo c'è una storia di strage che hanno una caratteristica costante: i depistaggi, dalla strage di Bologna, la strage di Milano, la strage di Brescia, depistaggi che arrivano sino alle stragi del 92 e 93. Allora questa sequenza univoca di depistaggi sa dimostrare che c'è una continuità dell'operato di apparati dello Stato che non appartiene al passato. E vorrei dire che la partecipazione di Cosa Nostra, già i primi progetti avversivi come il golpe Borghese, ne hanno parlato già a suo tempo Buscetta e Calderone. Quello che è venuto accumulandosi nel tempo è una sedimentazione di ulteriori elementi che ci consentono di dare finalmente un volto a quelli che sembrano dei fantasmi. Cominciamo a capire che erano persone vere, che avevano dei ruoli segreti. Possiamo considerare Matteo Messina Denaro oggi l'uomo che tira i fili della Cosa Nostra che è rimasta in piedi attualmente oppure no? E qui mi permetto di esprimere la mia opinione personale. Secondo me Matteo Messina Denaro non è un capo mafia come gli altri, ma è un componente di questa struttura. Di questa struttura di cui fanno parte esponenti deviati dei servizi e alcuni, soltanto alcuni capi mafia. Giustissimo. La domanda ultima che rivolgo a entrambi è: condividete questa analisi di Roberto Scarpinato, procuratore Donadio? Io la condivido completamente e condivido completamente questa definizione di Matteo Messina Denaro come un uomo del mondo della commistione tra grande eversione e grande criminalità. È una cosa diversa da essere capomafia. Procuratore Tescaroli. Io vorrei sottolineare che bisogna avere ben chiaro quello che è il quadro in cui ci si muove, nel senso che è importante distinguere ciò che è provato con sentenze passate in giudicato e ciò che si intuisce sulla base di indizi e di sospetti. Matteo Messina Denaro è un caso, per così dire, esemplare, perché è riuscito a tenere in scacco lo Stato per un trentennio, nonostante forze dell'ordine e inquirenti altamente specializzati che hanno operato per cercare di catturarlo, e dimostra in maniera icastica che vi è stata una solida rete di protezioni sia in seno a Cosa Nostra sia nell'ambito della borghesia mafiosa, dell'imprenditoria delle istituzioni. E ci porta a una considerazione di fondo che consente di spiegare come per quasi due secoli ci sia stata una convivenza tra lo Stato e il crimine mafioso, due realtà che secondo una logica manichea non potrebbero coesistere. Se noi consideriamo lo Stato come rappresentazione del bene e il crimine mafioso, Cosa Nostra in particolare, come la dimostrazione del male, due realtà molto diverse da loro, antagoniste, con poteri, disponibilità e mezzi molto diversi, perché lo Stato ha grandi disponibilità in questa direzione, molto più di quanto abbia avuto Cosa Nostra. E allora bisogna interrogarsi sul perché ci sia stata questa coesistenza. Una delle risposte, perché la questione è molto complessa, è perché
Non vi è stata una linea di demarcazione netta tra il bene, lo Stato, e il male, la mafia, Cosa Nostra in particolare. Ed è su questo settore, su questo anello di collegamento, che dovrebbero essere indirizzate con crescente intensità gli sforzi investigativi, se si vuole, come molti lo vogliono, ottenere il risultato della sconfitta di Cosa Nostra. Bene, allora io ringrazio il procuratore Luca Tescaroli, ringrazio il procuratore Gianfranco Donadio. Non devo fare una sintesi di quello che avete visto, perché la sintesi l'hanno fatta i fatti, l'hanno fatta il racconto, le immagini e soprattutto le riflessioni e le testimonianze che vi abbiamo proposto. Con questo vi ringrazio per averci seguiti. This is Great Big Story.